Buon pomeriggio e benvenuti a Wacom Home, casa Wacom. Io sono Alessio Tomasetti, conosciuto come Tex sui canali Wacom e su Instagram, e vi parlo di questo contest, di questo concorso, che oggi vedrà proprio la conclusione. Quindi vi daremo in anteprima i vincitori del concorso. Per fare questo concorso, innanzitutto abbiamo ricevuto tantissime adesioni, quindi ringraziamo da questo momento tutti quanti. Ed è qualcosa nato in un momento di emergenza, il lockdown. E cosa ha scatenato questo nelle persone che hanno in loro una creatività che poi va in qualche modo veicolata, va rappresentata, va fatta uscire fuori? Beh, ha creato la possibilità di connetterci, di comunicare, di scambiarci quelle che sono le nostre impressioni su un periodo di emergenza, un periodo che non ha rinchiuso in realtà, ma ha fatto uscire tantissime nuove idee. Abbiamo ricevuto moltissime opere. Questo concorso andrà avanti per 20 giorni e ci sono state più di 250-300 opere al giorno. Abbiamo 500 artisti che hanno partecipato, più di 4.000 opere finali che abbiamo valutato e abbiamo deciso di premiare. Ovviamente premiare con dei prodotti Wacom per continuare a essere creativi, a disegnare, a realizzare, a fare video, a fare modelli 3D, insomma, la creatività a 360 gradi, lo sapete bene. Ma adesso vi tengo un po' sulle spine perché abbiamo degli ospiti veramente importanti come giuria, ma soprattutto una giuria che abbiamo voluto estendere in diversi campi, quindi prendere una giuria eterogenea per equilibrare anche il giudizio finale. Allora, siete pronti? Facciamo un rullo di tamburi. Non so se abbiamo degli effetti speciali, degli effetti sonori, ma insomma. Abbiamo anche un'ottima regia. Saluto Marco Darè che sta facendo la regia di questa live, grandissimo, sempre sul pezzo per quanto riguarda l'innovatività su Wacom e sulla creatività. E, ci siamo, penso che posso svelare. Innanzitutto seguiteci sulla diretta, trovate tutti i contatti sulla pagina di Wacom Italia, quindi sia Facebook che YouTube. Ma adesso vi ho tenuto abbastanza sulle spine, posso iniziare a presentare i nostri giurati. Francesca Presentini, che conoscete come Fra Frog. Ciao Francesca. Ciao. Ciao Tex, grazie mille dell'introduzione e grazie ovviamente anche a Wacom per l'invito. E niente, oggi sono qui con la luce alle mie spalle e lo stendino proprio in Beh, un perfetto po' mood eterea, però quarantena, direi, quindi. ci sta un po' eterea questa luce, ci sta benissimo. Però tu, Francesca, sei stata un po' l'ideatrice insieme a noi di questo contest, quindi ne sei responsabile quanto noi di quello che è successo, insomma. Assolutamente sì, e sono contentissima di esserlo stata perché devo dire che ha tirato fuori, secondo me, davvero il meglio dagli artisti. Non credo di aver visto un'altra iniziativa così bella da questo punto di vista, dal punto di vista narrativo soprattutto, perché è stata veramente in grado di raccontare questa quarantena a 360 gradi, secondo me, vedendone quindi sia gli aspetti positivi che quelli negativi, ma soprattutto vedendo anche un po' il desiderio, insomma, di uscire che tutti quanti abbiamo, ma Vero. vedendolo dagli occhi degli artisti, che forse è È ancora vero, più sono bello. soddisfatta dei risultati che abbiamo ottenuto, della presenza di tantissimi nuovi artisti, più giovani, meno giovani, più bravi, meno bravi, ma tutti comunque hanno colpito in pieno quello che poi è stata l'idea, le idee che tu davi ogni giorno, le parole chiavi, le keyword, che insomma hanno interpretato questo periodo di lockdown. Sì, assolutamente, ma la cosa stupenda è che fortunatamente Marco ci ha assistito, sempre Marco Darè ci ha assistito tantissimo in fase di scelta perché davvero c'erano così tante opere belle e straordinarie che alla fine di ogni giornata era davvero difficile capire quale potesse essere la vincitrice perché davvero tanti hanno raccontato il proprio punto di vista in modo davvero, davvero coinvolgente, quindi secondo me è stato anche chi non Vero. alla fine magari non ha raggiunto la finale, è stato comunque davvero bravo. Vero, confermo, ogni sera era difficile scegliere il vincitore della giornata. Grazie mille, Francesca, poi ti ripasso la parola fra un pochino. Presentiamo comunque gli altri giurati. Andrea Chiampo, Andrea, come stai? Ciao, ciao Alessio, tutto bene, grazie. Tutto Direttamente da Roma. bene, tutto bene. Che dici di questo periodo? Per un creativo, un concept artist, qualcosa è cambiato, oppure gli artisti comunque si sono autoripresi sulle vignette con il fatto che non è cambiato nulla durante il lockdown perché siamo comunque rinchiusi in casa sempre?
Sì, guarda, ti dirò, io la vedo, per ora stiamo passando probabilmente, io mi ritengo abbastanza fortunato perché mi sono da 6 mesi spostato a Londra lavorando per una compagnia della Disney che è l'Industrial Light and Magic, che comunque il lavoro sì, ovviamente è calato perché le produzioni del cinema, ovviamente non potendo fare appunto registrazioni o comunque sia messa in scena, comunque sia il lavoro cala della produzione, ma c'è ancora tutto quel lavoro che è la pre-produzione, anzi sembra stia anche appunto facendo l'effetto contrario della crisi, ovvero che la gente ha tantissime idee in questi periodi e non potendosi muovere all'aperto nascono tantissime idee e ci si prepara per progetti futuri, per cui aumenta diciamo che a livello appunto delle compagnie, dell'industria dell'intrattenimento, ovviamente la crisi viene dal fatto che adesso si sta lavorando tutti da casa, è un momento di transizione per cui ci sono problemi tecnici, però io sono convinto che questo porterà sicuramente appunto. Andrea, ci racconti in due parole cosa fai tu, perché sei un concept artist a 360 gradi, fai delle cose incredibili. Quando io vedo i tuoi post su Instagram dico, ma come vengono in mente, Andrea, questi sezzoidi, queste cose pazzesche, super dettagliate? Poi sei anche un maniaco del dettaglio sulla parte di modellazione 3D. Io fin da piccolo sono stato, diciamo, attratto da insetti, creaturine, ma non era niente di, anzi addirittura era qualcosa che magari mi soffermava a guardare un'ape morta e mi ero proprio attratto da queste forme complesse nei dettagli. Niente di macabro, ho avuto un'infanzia felice, giusto per... però era... Per fortuna, perché adesso è un po' quello che ti ha fatto conoscere, appunto, arrivare alla Industrial Light and Magic, lavorare a Londra, anche un po' aver seguito questa tua natura di scendere nei dettagli e rappresentarli in un certo modo. Sì, io mi sono laureato in Industrial Design, per cui era qualcosa di molto più funzionale, tecnico, che comunque mi piaceva, ma poi ho trasformato il mio hobby, che era quello appunto di fare concept art di creature, di mostriciattoli, di personaggi principalmente. E poi ho iniziato a condividere i miei lavori in internet e pian piano sono arrivate proposte freelance, e poi sono rimasto appunto freelancer fino all'anno scorso, dove poi mi hanno chiamato a lavorare per la Disney. Però è stato un bel percorso e spero che anche altri artisti giovani provino le stesse gioie, perché è veramente bello. Assolutamente, quindi tutti gli artisti che hanno partecipato avete capito bene quanto sia importante anche farvi conoscere, partecipare anche ai contest che abbiamo fatto insieme, partecipare a diversi contest che si troveranno nel corso dell'anno su diversi stili, diversi anche campi, dal 3D al bidimensionale all'animazione. E, come Andrea, giustamente lui ha avuto questo tipo di approccio con una bella preparazione, perché essere laureato in disegno industriale non è poi uno scherzo, lo so bene. Io sono architetto, quindi diciamo che siamo colleghi da questo punto di vista. Sì. Però ti dà quegli strumenti che poi ti permettono anche di aprirti e di lavorare in diversi campi, quindi complimenti Andrea, tu sei uno dei giurati che abbiamo preso proprio per questa sua particolarità, anche di guardare un attento dettaglio sulle opere che sono arrivate. Ti ringrazio, ti ripasserò la parola dopo, e adesso presentiamo Giulio Mosca, il baffo. Ciao a tutti, ciao Tex, ciao agli altri ragazzi, grazie per avermi invitato, è stato un piacere. E devo dire che appunto sì, la qualità delle opere che ho visto nella finale era veramente alta. Non ho visto tutte le opere pre-finale, non sono riuscito proprio a recuperarle tutte, ho guardato sul profilo di Wacom, però cioè, spesso succede, magari i miei colleghi magari lo potranno dire, i miei colleghi giudici intendo dire, quando si fanno questi concorsi spesso a volte arrivano, la qualità non è mai altissima, perché è normale, si prende un po' da tutti, e quindi c'è chi semplicemente magari è più giovane, ha fatto un'esperienza, però devo dire che qua davvero sono rimasto sorpreso dell'omogeneità dal punto di vista qualitativo, quindi è stato interessante poter partecipare anche per questo. Tu pensi che quindi questo contest abbia anche fornito a giovani artisti lo spunto, quasi stata un boost, una spinta per potersi cimentare magari in cose in cui non avevamo ancora pensato, illustrazione, cioè che ha fatto anche animazione,
partendo da zero, perché si vedeva un po' il mezzo, un pochino più magari artigianale, però l'idea molto bella, no? In alcuni casi. Sì, 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 infatti sì, perché io ho nella vita ho partecipato a tantissimi corsi, proprio all'università l'ho fatta grazie a un corso per una borsa di studio che ho fatto. E quindi mi sono anche un po' immedesimato in questi ragazzi e ragazze, perché io stesso mi ricordo di aver partecipato a corsi impegnandomi tantissimo, magari avendo ancora della strumentazione rudimentale, ma non dal punto di vista proprio di tool hardware, una strumentazione mentale ancora magari limitata, semplicemente perché ero ancora autodidatta, non avevo potuto far tutto. Ed è una cosa che infatti ho considerato tantissimo, vedendo e valutando le opere, pur essendo consapevole del fatto che magari la qualità, l'output finale non fosse al top, ho dato sicuramente più importanza all'idea e alla progettazione mentale. Perfetto, poi Giulio, ricordiamolo che gli utenti avevano pochissimo tempo per produrre l'opera finale, quindi Esatto, anche questo è vero, stato un vero anche fattore questo. determinante. Vero anche questo. Questa è un'ottima cosa, in realtà è bello quando c'è meno tempo perché un po' ci si prepara al mondo del lavoro, che è sempre così. E poi, secondo me, sotto pressione tutti riusciamo a dare un po' il meglio. Ed è anche interessante vedere la progettazione dell'opera in base al tempo che si sa di avere. Quindi cioè cercare di tirar fuori il meglio dal tempo che si ha, e questa è anche una dote. Pienamente d'accordo, funziona, arrivano sempre le idee migliori, gli spunti migliori, le opere migliori quando abbiamo un po' di pressione addosso, assolutamente. Grazie Giulio, ti ridò la parola Grazie a e voi. presentiamo l'ultimo ma non ultimo, un grandissimo designer, Michele Leonello. Michele, ciao, come stai? Ciao Tex, mi senti? Sì, ti sento benissimo. Ultimo, non ultimo, ma anche il più vecchio tra tutti, penso. No, 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 quello sono sempre io, ricordati, il saggio da Escluso vivere. te, Non escluso te. diciamo vecchio, diciamo saggio, Il assolutamente. più saggio, ok. La situazione sono io insieme a Marco, il responsabile di aver scelto appunto giurati come voi, tutti professionisti molto forti nei loro settori. Ci racconti un po' il tuo, Michele? Oddio, io vengo dal mondo dell'arte perché ho fatto il liceo artistico, ma sono un designer di automobili, sono un automotive designer con più di 20 anni di esperienza. Come si vede dietro di me c'è Steve McQueen, automobili, modellini di auto, non sono giocattoli, sono parte dei lavori che ho fatto anche. Nasco come un designer di auto fin da bambino ed è stata la mia passione, sono riuscito a coronare il mio sogno a 21 anni entrando a lavorare al centro stile dell'Alfa Romeo e lavorando con un team di designer con dei capi fantastici con i quali abbiamo creato dei prodotti che sono rimasti nella storia dell'auto. E oggi diciamo che tutto ciò che è mondo dell'auto viene seguito da me a 360 gradi, dal design dell'auto all'insegnamento, insegno alla scuola politecnica di design da più di 10 anni, ho avuto centinaia di studenti, ecco perché valutare il concorso per me è stato anche un po' più facile perché quotidianamente ho una media di 70 persone da controllare per grandi brand, perché lavoriamo con grandi aziende, e quindi per me era facile vederli, valutarli, ma diciamo che anche il retaggio del liceo artistico, anche il fatto che io dipingo, disegno, sono un mecha designer per la Garbo Editore, che è un'azienda svizzera, mi ha aiutato molto comunque a vedere delle cose eccezionali, devo dire eccezionali. Quindi anche tu sei soddisfatto dai risultati che abbiamo ottenuto in così poco tempo, giornalmente, quotidianamente, con un grande afflusso di persone. Quindi questa call è servita a smuovere qualcosa. Assolutamente, anzi penso che qui sia venuto fuori veramente l'essenza dell'italianità, cioè gli italiani nel momento della difficoltà riescono a tirar fuori il loro estro creativo e in un momento così difficile, stando chiusi in casa, i veri artisti, perché sono tutti dei grandi artisti e creativi, hanno tirato fuori delle idee eccezionali, cioè ci sono delle robe fantastiche, peccato che l'unico problema è vederlo piccolino su un cellulare. Certe realizzazioni sono così belle Sì, che certo. andrebbero godute in grande proprio per percepirne la qualità, il dettaglio, ma soprattutto percepirne l'anima dell'idea. Assolutamente. Senti, l'ultima domanda, poi passiamo un po' alla fase pratica della scelta dei nostri vincitori.
Secondo te, quanti di questi artisti o wannabe artist che hanno partecipato a questa call troveranno poi la forza di andare avanti su questo percorso? Ah, non sono un mago, non lo so. Penso che io parlo della mia esperienza, ma vivo quella costantemente come docente, certo, e anche come capo di un'azienda di design con i ragazzi che lavorano con me. E posso dire che la cosa più importante che li accomuna è la passione, perché io stesso oggi a 40 anni ho un Wacom Cintiq con me per lavorare, ma io ho iniziato a disegnare da zero con pennarelli e carta, poi sono passato una umilissima Intuos, che non mi ricordo più neanche il nome, più di 25 anni fa. E penso che sia solamente il fatto di non mollare, di spingere tantissimo con la propria passione. Non ci sono limiti, c'è una grande concorrenza, questo va detto. C'è una grande concorrenza ormai a livello mondiale. Instagram è una piattaforma che dà una grande popolarità, una grande visibilità. Penso che il consiglio più grande che posso dare ai ragazzi è quello di trovare il proprio stile, di rendersi unici e riconoscibili, perché è molto facile essere poi ricondotti ad altri stili, ad altri artisti. Assolutamente, bellissimo consiglio. Ringraziamo Michele Leonello per questo grande consiglio. Tra l'altro, mi aggancio a quello che ha detto lui come penultimo concetto, che è vero, la nostra giuria sono tutti personaggi presi da mondi completamente diversi, però hanno una cosa in comune, e l'avrete capito, tutti sono utilizzatori Wacom, tutti per produrre i loro video, i loro concept, i loro progetti di campo, i loro strumenti, le loro illustrazioni, utilizzano questo mezzo qui. Quindi anche questa è una passione che ha legato, mi ci metto anch'io in mezzo perché sono utilizzatore dal 97, quindi assolutamente siamo legati da questo filo rosso che ci ha collegati tutti. Allora, prima di passare però a vedere quali sono i vincitori, ricordiamo un po', lo faccio io per voi, ricordiamo un po' qual è il come è stato il nostro giudizio, il giudizio di tutti voi. Allora, praticamente abbiamo diviso la parte di giudizio in tre caratteristiche fondamentali. Abbiamo diviso in tre caratteristiche fondamentali. L'elaborazione del tema, cioè l'idea, quello che sta dietro, insomma, all'interpretazione, la keyword che veniva data ogni giorno per stupirci, in qualche modo per colpire la giuria. Poi abbiamo la tecnica e lo stile, perché anche questo deve essere giudicato, che tipo di tecnica è stata usata, una linea più chiara, uno stile più pittorico, uno stile magari più tendente al tridimensionale, e poi il potenziale di crescita di questi utenti, di questi artisti che hanno partecipato con noi. Quindi anche questo è stato un criterio di giudizio della nostra giuria per andare a definire appunto i vincitori. Rullo di tamburi adesso, mi sembra che ci dovrebbe essere, perché partiamo a vedere i primi vincitori. Non sa niente nessuno, questa è tutta una cosa in diretta che facciamo con voi, quindi magari commentateci anche, mandateci dei commenti direttamente sul canale YouTube, così li possiamo leggere in diretta e possiamo anche salutarvi in diretta. Quindi valutiamo tutti quanti e partiamo proprio dal primo. Vai regia, eccoci qua, The Zero Hero. Beh, molto bella questa, eh? Ragazzi, che ne dite? Francesca, che ne pensi di questa realizzazione? Ah, scusate. Questa qui è, allora, mi piace moltissimo, devo dire, The Zero Hero è stato uno dei vincitori che io stessa ho votato per essere selezionato, perché anche la sua prima entry mi era piaciuta molto. Personalmente ho ritenuto quella con a tema casa, se non sbaglio, quella delle sfide giornaliere, secondo me era un po' più efficace, un po' più potente come illustrazione, perché questa, sebbene a livello tecnico sia un capolavoro e mi piace moltissimo, l'ho trovata un pochino confusa, secondo me forse leggermente poco rappresentativa del tema, perché capisco la libertà, ma appunto essendo un po' caotica, diciamo, non mi è arrivata subito come primo impatto. Però davvero è, come artista davvero io lo apprezzo, non so se è un lui o una lei, ammetto, però lo apprezzo moltissimo, e a livello di potenziale di crescita secondo me è davvero davvero elevato. Sono d'accordo con te. Tra l'altro, per un commento, William Graziani ci dice: vabbè, ma lei è bravissima, ha fatto sempre opere stupende. Sì, siamo d'accordo con te, caro William, però
come giustamente ci ha consigliato Frafrog, a volte avere anche una chiarezza nella impostazione può essere vincente, non conta solo la realizzazione pazzesca come ha fatto appunto in questa illustrazione. Andrea, che ne pensi di questa realizzazione? Forse bisogna attivare il microfono. Ah, eccomi qua, eccomi, perfetto. Eccomi. Adesso mi sentite, ok. Dico, sono molto d'accordo con Francesca, sono d'accordo anche sul fatto che l'altra immagine, quella con cui è stato selezionato l'artista, era un pochino più d'impatto a livello di tema in generale. Forse era anche in generale, per quanto riguarda, per quanto può essere la mia critica a livello di estetica, anche i colori erano un pochino più in tono con il messaggio. Qui mi sembra di vedere un po' tanti colori, cioè forse un po' troppa confusione. Avrei giocato un pochino più su piani diversi, creando una chiave di lettura anche dal punto di vista grafico un pochino meno caotica, però è comunque un buon lavoro. Ottimo, e veramente se The Zero Hero ci sta ascoltando, spero proprio di sì, questi sono consigli preziosissimi, eh? A cui aggiungiamo il consiglio di Michele. Michele, che ne pensi di questa realizzazione? Sono d'accordo con i miei colleghi, onestamente penso che come impatto visivo è molto forte, lo vedo molto caotico, veramente molto caotico, la tecnica non la discuto onestamente su come abbia utilizzato il digitale. Devo essere onesto, mi piace molto anche il fatto di come ha costruito geometricamente il bilanciamento dei vari posizionamenti del soggetto. Ha diviso abbastanza bene, secondo uno schema aureo esatto, la composizione. Probabilmente avrei corretto un po' gli uccellini che volano attorno. Bella questo riferimento, è bellissimo. Intanto anche Daniela ci dice, vabbè, ha scelto una palette colori bellissima. Grazie Daniela per il commento. Giulio, vai, a te la chiusura di questo primo finalista. Ciao. Beh, intanto io mi vedete guardare il telefono perché... Vi vediamo un po' un momento l'immagine, la rimetto sempre così, l'apprezzo anche nel formato per il quale è stata poi messa, per questo sto guardando il telefono. L'immagine sicuramente mi sentite? Un pochino a scatti. Sì. Io anche sento un pochino male Giulio. E adesso si è leggermente frizzato. Però sì, era interessante quello che stava dicendo, perché Giulio ha detto, io me la sto rivedendo sul telefono effettivamente, perché poi il formato di fruizione è stato quello. Cioè il formato di fruizione giustamente era il portale Instagram, lo showcase Instagram. Quindi queste cose vanno viste, adesso ce le stiamo vedendo magari su uno schermo gigante, no? Io sono 24 pollici, Michele che è più ricco su 32 pollici, quindi su 64 pollici su cui lavori, Michele, no? Possiamo dire, quello curvo che ti avvolge. Le automobili vanno guardate per intero, quindi ho bisogno di un monitor abbastanza largo. Giusto. Consiglio pure mi è piaciuto molto, insomma, di vederla nella grandezza originale. Non so se ci vuoi riscrivere qualcosa anche sulla chat, Giulio, così leggo io il tuo consiglio per The Zero Hero. Ah, anche io frizzo un pochino, mi dicono. Questo è male, però vediamo un secondo, magari io chiudo un attimo la diretta, così frizzerò di meno, spero. Ok. Andiamo così. Allora. Direi magari di... Giulio, ci sei ancora? Ok, Andrea ci sente perfettamente. Allora, direi di passare però al secondo finalista. Passiamo al secondo finalista, così poi... Magari tieniti anche il consiglio per The Zero Hero, Giulio, così dopo ci racconti anche quello. Intanto facciamo vedere il secondo scelto da noi. Thank you.
Oh, ragazzi, qui un altro media, quindi il video, la musica, molto bello. A me questo è piaciuto, anche se in alcune parti, però non voglio dare io il giudizio perché non sono giurato, se non da parte degli ambassador, in alcune parti c'era qualcosa che non mi convinceva totalmente. A tal proposito, Francesca, tu che ne pensi di questa realizzazione? Allora, a me è piaciuto molto, soprattutto il senso di attesa che si crea nel corso della visione del video, perché a livello di realizzazione, ovviamente la qualità delle illustrazioni a mio avviso era davvero molto alta, quindi da quel punto di vista fantastico, ma soprattutto quello che mi ha emozionato è stato che durante il video mi domandavo cosa ci sarà alla fine, che trovo sia un po' una parafrasi di questa quarantena in generale. Mi ha fatto provare un po' la stessa sensazione di attesa della quarantena stessa. E quindi penso che questa sia stata la cosa più potente del video stesso e dell'opera. Inoltre, quella di Federico, mi ricordo anche la entry del giornaliera, che era quella della carta igienica, che era molto, molto comica, molto divertente sotto certi aspetti. E mi è piaciuto il fatto che si sia aggiustato nei temi anche cambiando molto l'approccio, quindi mentre nel primo caso l'approccio era molto divertente, da quest'altra parte, pur mantenendo altissima la qualità, ha cambiato completamente sensazioni da trasmettere, quindi questo l'ho apprezzato moltissimo. Ottimo, ottimo. Allora, Federico Salis, lo ricordiamo, l'autore di quest'opera. Michele, vai, che ne pensi di questa realizzazione in video? Penso che dal cognome sia originario. Sono tornato, chiedo scusa. Ah, è tornato il baffo? Mi era crashato il computer, chiedo scusa, perché non era in carica e quindi aveva ridotto le prestazioni per non spegnersi. Avevo collegato il caricatore sbagliato, scusatemi. Ma figurati. Vai, Michele, finisci di parlare di questo, così poi a Giulia. No, devo condividere ciò che ha detto prima Frafro, nel senso che secondo me ha detto esattamente una cosa che dà delle grandissime emozioni in questo video. Il fatto della musica e il fatto della storia, per un attimo, probabilmente un po' la mia vecchiaia, mi ha riportato un po' agli anni 80, anni 90, per un secondo ripensando a dei film di animazione fantastici, alla Spielberg, o alla Zemeckis, non lo so, per un istante stavo sognando un pochino in quegli anni e mi è piaciuto molto il fatto di come animando abbia creato questa bellissima storia. Secondo me è uno dei lavori che mi ha emozionato più di tutti. Bellissimo, bellissimo commento. Questo è un bel complimento per Federico Salis. Andrea, che dici su questa realizzazione in video? Non ti sentiamo, Andrea, magari il microfono on così. Hai ragione, è sempre colpa mia, mi dimentico. dicevo che è difficile aggiungere altro perché sono stati fatti molti complimenti che condivido alla grande tutti quanti, quindi passerei più a una piccola critica che farei al video. E mi dispiace che i primi 2 secondi circa del video non abbiano la musica, nel senso che ci sarebbe stato anche già solo un suono molto sul crescendo per arrivare poi all'inizio appunto del suono, per fare una intro, perché è molto spezzato e siccome non si tratta di una ferma immagine o di un'immagine ferma, ma comunque in movimento, ma ha creato un po' di contrasto, insomma, è mancata quella virgola di professionalità a livello di montaggio, ma sicuramente è una critica che va al di sotto di tutti quanti i complimenti che farei al lavoro, anche a me ha emozionato molto. Però bellissimo consiglio per Federico. Federico, se ci stai ascoltando, sì, ci stai vedendo, consiglio pro, super pro di Andrea Chiampo, quindi magari rimontatelo mettendoci quei 2 secondi iniziali, dai. Giulio, man, per te... Allora, anche quello... E sono, perché ci devi ancora raccontare di The Zero Hero, velocissimo... Velocissimo su The Zero Hero, appunto, secondo me è andato solo, non dico fuori tema, ma quell'immagine era un po' troppo, poteva rappresentare veramente tante cose. Mi è piaciuto anche l'utilizzo degli easter egg come le scritte in varie parti del disegno, la collanina Freedom, quarantena scritto tra i tentacoli, però secondo me è un po' troppo generica, nel senso, al di là della tecnica e tutto, è un ottimo disegno in generale, però è sempre importante secondo me anche prendere in pieno il tema, no? E questo secondo me era un po' troppo generico, l'unica critica che mi sento di fare. Per quanto riguarda invece Federico,
È un ottimo video, l'ho visto, anche questo l'ho visto, l'ho apprezzato, volevo dire, mi è piaciuto molto, lo sto anche riguardando adesso. Io tra l'altro ho lavorato tanto tempo come motion designer e mi ricorda un po' quelle grafiche e quelle animazioni un po' scarne magari da gioco, da videogame, quelli magari punta e clicca, queste cose qua un po' fantasy, e questo l'ho apprezzato, no? Anche l'idea di riuscire ad animare senza fare cose estremamente complesso. Ad esempio mi è piaciuto un sacco come si chiama? Vabbè, insomma, la luce che si vede alla fine sul campanello, questa semplice transizione da sinistra a destra che dà questo senso di luce, questo mi è piaciuto un sacco. In realtà però alcune cose mi sono piaciute meno, come ad esempio forse un po' la lentezza di alcuni movimenti, secondo me gli uccellini non li animava per niente, oppure secondo me un po' più di fotogrammi gliel'avrei dati, c'è solo quell'ala all'ultimo che si muove, però magari avrei cercato di muoverli, ci sono un sacco di robe fighe che secondo me potrebbe usare come spunto. Ad esempio c'è un artista, ora non ricordo il nome, ma lo fanno in diverse persone, che prende i quadri tipo della Croix, tutti i quadri comunque vecchi, li scontorna su After Effects, li mette i puppet e li anima. Questo secondo me è un modo figo per animare le immagini senza però fare un'animazione, un carattere. Parallasse spintissimo, insomma, dici tu, fare un bel parallasse. Esatto, qualcosa più di parallasse, qualcosa del genere, però veramente molto bella, e bella in questo caso anche secondo me l'idea del loop del video continuo. Poi ovviamente di ogni artista mi sono anche andato a guardare tutti i suoi lavori e animazioni a parte, ho visto che proprio come illustratore fa delle cose fighe, anche divertenti, interessanti, mi è piaciuto. Ottimo, Federico Salis, 4 consigli pro, 4 complimentoni, grazie a te, speriamo che tu ci stia seguendo in questo momento. Passiamo, terzo finalista. Oh, a me è piaciuta molto questa, Lorenzo Miola. Vai, facciamo i cavalieri, sempre prima Francesca, ovviamente, come critica, o ovviamente positiva e negativa, critica non ha per forza un'accezione negativa, ricordiamolo per i nostri ascoltatori, vai. Sì, devo dire che anche questa è una delle opere che mi è piaciuta di più, principalmente perché appunto con l'illustrazione si ha a disposizione, a differenza magari dell'animazione, soltanto un'immagine statica con la quale rappresentare un concetto, e devo dire che un po' il metodo che uso io per capire se un'illustrazione mi piace è quando io devo passare diverso tempo ad osservarla, perché ogni volta riesco a avere una lettura diversa o a leggere un significato diverso. In questo caso vedere gli scacchi grandi e immobili mi ha proprio lasciato diversi minuti a riflettere su questa immagine per cercare di carpire tutti i potenziali significati, quindi secondo me ha centrato in pieno un po' anche il senso del tema. È bello vedere come appunto gli esseri umani piccoli riescono a muoversi e magari i giganti no. È molto, molto bella da questo punto di vista. Anche la realizzazione e la scelta dei colori mi è piaciuta, quindi una delle mie preferite forse. Grande, Lorenzo ne sarà contentissimo sicuramente, bellissima palette colori. Giulio, che ne pensi di questa? Allora, questa a mio gusto, che è una cosa che in realtà non ho neanche poi tanto usato per dare voti, perché ho cercato di essere il più oggettivo possibile per quanto si possa esserlo, è una delle mie preferite perché è più vicina al mio stile, cioè al mio gusto. Io comunque arrivo da questo tipo di illustrazione, in realtà prima di mettermi poi a fare vignette e quant'altro lavoravo solo in vettoriale con un approccio molto da illustratore editoriale, perché questa ce la vedo bene su un articolo di giornale, tipo sul New Yorker o su Wired, tipo, no? Ma è stato interessante perché mi ha fatto anche riflettere, come diceva Frafrog, in realtà mi sono chiesto cosa volesse dire con questa. Io l'ho interpretato un po' come una sorta di mancanza di libero arbitrio, non so se è un trip mio, però mi sembra di vedere le persone che credono di essere libere, che quindi camminano, ma in realtà sono su una scacchiera e quindi in realtà i loro passi sono comunque, le loro movimenti, la loro libertà di azione è comunque limitata da delle regole. Io l'ho interpretata così, poi non so se è un trip mio, però comunque già il fatto che questa illustrazione mi abbia fatto porre delle domande, mi abbia fatto cercare un'interpretazione di libertà, è sicuramente positivo. E quindi niente, appunto, tecnicamente impeccabile per quanto mi riguarda,
mi piace questa prospettiva un po' isometrica e niente, mi piace molto, sì. Bene, bene, sono d'accordo con te. Nel frattempo ci arrivano i commenti, Fabrizio, Gianluca, che dicono sì, è molto bella, e poi ci sono addirittura Gianluca ci dice l'artista di cui parlava Giulio è Agostin Vidal Saavedra. Grazie Gianluca, passiamo a Michele. Grazie Gianluca. Non so che cosa dire, perché onestamente penso che quello che ha appena detto il Baffo è la mia stessa identica opinione. Tecnicamente non lo discuto, è una bellissima illustrazione 2D bidimensionale, chiamiamola così, su una base isometrica, e già questa è una cosa molto bella, e condivido anche il fatto che, come ha detto anche prima la collega, il tema della libertà sia in realtà espresso come realtà viviamo noi la libertà, seguendo delle regole, dei percorsi già preconfezionati e dati da chi è più potente di noi. Probabilmente questi grandi scacchi simulano quello che è il potere, la politica, ma anche altri temi un po' più duri, e noi dobbiamo muoverci e girarci attorno per sopravvivere. Per il fatto della qualità mi piace moltissimo, il commento di prima mi ha tolto il titolo perché sapevo che era Saavedra, e allo stesso tempo penso che, come ha detto il Baffo, sia da giornali, lo vedo molto sui newspaper americani questo opera qua, sì. È molto d'America, su Wired, su anche sul Times, non so, è una cosa molto bella. Sarebbe bello vederlo in Italia, che qualche casa editrice usasse qualcosa del genere. Ogni tanto lo facevano prima su Wired, con ai tempi di Goran, quando faceva tutte le illustrazioni. No, ma io inviterei anche un Corriere della Sera, una Repubblica. Ah, beh, sì, certo. A usare anche queste illustrazioni, a cambiare un po', a evolverci anche un po' nel modo di comunicare i concetti, usare l'arte anche con questi canali così, sarebbe bellissimo. Bellissimo messaggio, speriamo che ci ascoltino anche loro. Dai, Andrea, a te la chiusura di questa... Io sono d'accordo ho avuto molte interpretazioni, qualcuna le ho lasciate a metà perché non riuscivo a concludere, diciamo, perché... Guardando l'immagine sicuramente è d'impatto, e mi piace sicuramente il fatto che il messaggio non sia immediato, lo lascia un po' appunto allo spettatore provare a cercare il significato. Sicuramente è un'immagine misteriosa, è una cosa che mi piace un sacco. Sono stato per circa 2 minuti a cercare di capire se c'era qualcosa fuori posto, fuori dalla norma, perché di solito la scacchiera, appunto nella dama, ci sono regole ben precise, no? Per cui cercavo di capire se il cavallo avesse una posizione diversa, oppure se fosse uscita fuori dai suoi quadri neri, fosse leggermente in bianco, per cui è stato veramente un bel viaggio alla ricerca di un'interpretazione. E poi alla fine anch'io sono giunto, penso quella più plausibile sia quella che ha descritto Giulio, il fatto appunto che ci sia la scacchiera, che comunque è uno spazio limitato e che comunque appunto... No. Allora Andrea, però mi voglio agganciare a questo concetto per chiedervi una cosa flash, deve essere veramente flash ragazzi, mi dovete rispondere con una parola: che pezzo della scacchiera vi sentite? Andrea? Mi sento un cavallo. Francesca? Io mi sento un pedone. Michele? Io lo so Michele, però non lo... Michele, il microfono. Microfono. Scusate, dalla regia consigliano di spegnerlo, quindi mi dimentico. No, io onestamente preferirei il leone, ma non so se esiste, perché io non so giocare a scacchi, chiedo scusa. Mi chiamo Leonello, preferirei un leone. Però, facciamo il re, dai, Michele. Facciamo il re, ok, vabbè, poi proprio sborone allora. Giulio. Allora io prendo la regina. A me piace un sacco la torre quando gioco a scacchi, quindi io dico torre, mi ci metto anch'io. Grazie mille ragazzi, quarto finalista, vai!
Beh, ragazzi, altro video, stile completamente diverso. Francesca, che ne pensi di questo qui? Allora, io parlo da persona che effettivamente è un sacco che si cimenta con i video e devo dire che Mare Creative, non so di preciso come si pronunci, ho visto anche l'altra tua entry, quella su Giuseppe, se non sbaglio. E devo dire che quella su Giuseppe aveva un ritmo completamente diverso da questa, era molto più veloce, secondo me anche un po' più in linea con il ritmo che ci si aspetterebbe da un contenuto che va sui social media. Quindi secondo me l'idea non, magari non ha particolarmente brillato, perché l'ho già vista realizzata in altre occasioni, una cosa simile, però apprezzo moltissimo il montaggio audio, perché davvero in questi contenuti aiuta moltissimo a non lo so... non saprei ben dire a cosa, ma mi è piaciuto come è stato fatto, l'attenzione che è stata messa sulla parte sonora, diciamo. Però secondo me c'è spazio per lavorare sul ritmo, quindi per renderlo un pochino più intrattenitivo, diciamo, un contenuto di questo tipo. Vero, vero, giustissimo. Mer Creative, questo è un bel consiglio da parte di Frafrog, eh? A me è piaciuto tantissimo il fatto di accendere, no, il gas con la cosa che non ti si accende, quella cosa... ti dava anche un po' l'attesa, sì, di a partire la fiamma per la caffettiera. Giulio, che mi dici? Anche se sono d'accordo sul fatto del ritmo, anche secondo me è un pochino lenta questa, e si percepisce ancora di più la lentezza dal fatto che sia un'animazione fatta con pochi fotogrammi, perché se succedessero più cose sicuramente si potrebbe percepire di meno, questo sicuro. Sicuramente alza tanto il tutto, lo rende anche un po' più artistico l'utilizzo del suono, questo è vero, degli effetti audio è importantissimo. L'idea in generale, devo dire che ce ne sono stati altri finalisti che hanno utilizzato come la libertà per me a creare, ci sta, però io l'ho trovato un po' banale in generale, perché cioè, mi sembra proprio la prima cosa che viene da rispondere a un artista, cos'è la tua libertà di disegnare. Ci sta, che poi in realtà è vero, ci mancherebbe, eppure io lo penso in parte, però semplicemente come idea l'ho trovata un pochino banale, tutto qui. Però bella anche l'idea dello split screen, che secondo me è un modo di comunicazione che c'è cioè uno stratagemma di comunicazione interessante sempre per raccontare una cosa. Ho apprezzato di questo sicuramente lo storytelling. Questo sì, il fatto che ci sia dello storytelling. Benissimo, Andrea. Tra l'altro, nel frattempo, Francesco Francese ci dice: Mare, secondo me, durante il concorso è stata davvero molto creativa. Sì, siamo d'accordo con te, Francesco, grazie mille. Andrea, che ne pensi di questa animazione? Condivido il fatto che lo storytelling e il montaggio funzionino molto bene, anche l'audio. Mi piace vedere appunto piccole chicche della quotidianità, come il gas che non si accende immediatamente, cose appunto vere. Benissimo. Quello è bello. Il consiglio, altri complimenti diciamo da aggiungere non, in quanto condivido per lo più quello che hanno detto già Giulio e Frafrog, vorrei passare di nuovo qua a una piccola critica. Mentre nel appunto quello con Conte è appunto un'illustrazione anche forse più semplice, perché non colorata e solamente di linee, invece in questa qua c'era un po' una carenza di qualità in quanto colorazione e appunto in generale il mood. È vero che è anche difficile perché non hanno avuto così tanto tempo questi ragazzi, e ovviamente è da apprezzare, e sicuramente questa non è una critica che ha influenzato troppo il mio giudizio. Però di nuovo, secondo me un pochino più esercizio sulla colorazione sicuramente ti farà fare un salto di qualità ai lavori molto buono, perché hai tutti gli ingredienti necessari, che sono, anzi spesso appunto conta più lo storytelling e quello che trasmetti piuttosto che come lo fai, anche appunto strategie di comunicazione, spesso non conta tanto quello che dici ma come lo dici, e viceversa a volte, dipende dalla situazione. In questo caso appunto lo storytelling è andato sopra la qualità grafica e visiva, per cui... Grazie mille, tra l'altro forse abbiamo una sorpresa, perché Benedetta Gaeta, fra i commenti, ci scrive: grazie mille per le critiche e i commenti, ragazzi. Forse è proprio lei, Mare Creative, non lo so, lo scopriremo successivamente. Comunque la tua critica diventa automaticamente un ottimo consiglio da applicare. Sì, esatto. Io
spero che vengano colte le mie critiche esclusivamente come un metodo da oggi stesso, da domani, da applicare magari, o appunto come semplicemente un'altra voce, un feedback da, appunto, da un'altra persona creativa. Assolutamente, senza mettermi su un piedistallo o dire che la mia opinione è assolutamente legge, ma è semplicemente una mia opinione. No, ma diciamo che le opinioni, le critiche, i consigli dei professionisti nel settore, signori miei, tutti quelli che ci stanno seguendo, vanno seguiti, secondo me sono consigli d'oro. Un altro consiglio d'oro, un altro critica d'oro, ce l'avrà Michele Lonello. Ah, oddio. Onestamente, i miei colleghi hanno detto, su per giù, ribadisco quello che avevo in mente io, però credo che questa ragazza, voi dite banale, sì, probabilmente il concetto è un po' banale, ma c'è anche da pensare nel contesto in cui lei ha realizzato questa cosa. Penso che fossero parte delle settimane più difficili che noi tutti abbiamo affrontato, e lei ha cercato di rappresentare quello che è stato l'animo o lo stile di vita per migliaia, milioni vari di italiani in quel momento. Dal punto di vista tecnico mi piace, devo ammettere che vedo un po' di carenze personali nella tecnica, è uno stile molto più per bambini che per adulti, la tecnica che lei ha utilizzato, ma anche non posso criticarla perché ha avuto un tempo così corto che per me, secondo me, ha fatto un miracolo. Quindi o che sia banale il tema o che ci siano delle carenze, io non la criticherei, perché in un così breve lasso di tempo ha creato un qualcosa di veramente carino, emozionale, e anche a me è piaciuto tanto la parte del sonoro, dove si possono sentire tutti questi piccoli rumori. Bello, grazie mille, grazie Benedetta, i complimenti ci sono arrivati sicuramente, quindi puoi farne tesoro. Andiamo avanti con il prossimo finalista. Shot Tattoo. Francesca. Sì, allora, io comunque ve lo dico che se è per cavalleria potete anche a volte far iniziare qualcun altro, eh. Io non ho problemi a cedere il posto, tanto io sono solo un pedone. Comunque, da questo punto di vista, allora, l'opera di Andrea Sortino, se non sbaglio, Shot Tattoo, Andrea Sortino. A me è piaciuta tantissimo perché, allora, i lati positivi sono senz'altro dal punto di vista della realizzazione. Bella posa, bell'immagine nel complessivo, secondo me si vede proprio che ha molta, molta destrezza nel realizzare appunto figure cartoon, quindi è davvero una bellissima opera dal punto di vista visivo. Dal punto di vista dell'idea, l'unica cosa che mi sento di dire è che, secondo me, la piccola pecca è che non salta subito in mente l'idea che sia un'opera dedicata alla quarantena, sebbene capisco che probabilmente tutti gli artisti vivano la quarantena così, disegnando a non finire, forse si riesce a intuire la correlazione con la quarantena leggendo appunto il foglio che sta un po' cadendo sul lato, però magari, ecco, a colpo d'occhio non arriva subito un po' il senso della quarantena, però davvero bravissimo, per me a livello tecnico è fatta davvero in maniera impeccabile. Grazie mille, Frog. Andrea, cosa ne pensi? Il microfono, scusami, Andrea. Scusate, di nuovo. No, di nuovo è difficile, sarà che abbiamo tutti appunto idee abbastanza comuni dal punto di vista della tecnica, ma anche io condivido quello che ha detto Frog. A livello tecnico si vede che ha molte capacità, si vede che è qualcosa che ha fatto... diciamo qualcosa che riesce molto bene, anche l'espressione del viso, e non è facile comunicare attraverso delle linee su un foglio o comunque sia, è sempre sorprendente quando da un qualcosa che qualcuno crea riesci a trasmettere qualcosa di umano, no? E quella faccia è molto umana, anche la posa è molto umana, e concordo con il fatto che non sia immediato il messaggio e soprattutto che non sia immediato il riferimento alla quarantena, però appunto sono faccio comunque sia i complimenti, e il livello di crescita sicuramente si vedrà a breve. Grazie Andrea. Giulio? Allora, dal punto di vista tecnico, diciamo, come illustrazione è fantastica, cioè veramente spacca tantissimo, detta in modo poco tecnico, nel senso si vede che è uno che disegna strabene, mi sono piaciuti un sacco tutti gli easter egg
messi nel disegno, anche qui tipo i bigliettini, le reference, il fatto che gli scudi della luce, cioè si capisce che uno che veramente disegna tanto nella vita e tecnicamente secondo me è impeccabile da tutti i punti di vista. Poi ho visto tra l'altro, questo è uno stile cartoon con un'espressione appunto di un certo tipo che comunica tantissimo, questo lo apprezzo sempre e ce l'ho qua sempre ovviamente, e devo dire che è fighissimo come disegno semplicemente. E poi la cosa che ho apprezzato di lui è che in realtà sul suo profilo ho visto che comunque padroneggia anche un sacco di altri stili, cioè non è bravo solo a fare questo, ma proprio sul suo profilo ho visto altri tipi di disegni fatti altrettanto bene, quindi veramente nulla da dire. Dal punto di vista della tematica però secondo me, proprio parere mio, non rappresenta tanto il tema, cioè cosa ci sta la tua idea di libertà, forse sì, però se lo metti davanti a delle persone gli chiedi qua secondo te questo disegno rappresenta la libertà, secondo me è impossibile dire di sì, cioè ci sta sì solo se tu come lui vedi la libertà nell'arte, quindi anche lì forse cioè, bisogna capire come dovesse essere interpretato il tema, cioè vuoi la tua idea oppure dovresti fare un disegno che rappresenti, cioè un entry che rappresenti la libertà. Da questo punto di vista secondo me non è nel tema, per il resto è veramente bello. Grazie mille Giulio. Prima di passare la parola a Michele, salutiamo Vigas Art, ovvero Veronica Sinetti, che ci ha salutato tra i commenti. Michele. Ciao Veronica. Il mio commento, onestamente dobbiamo fare un applauso a questo ragazzo perché è un genio della comunicazione, nel senso che per me il tema non c'è, perché lui ha preso come base un'opera che si chiama Napoleone che attraversa le Alpi. Napoleone non era sicuramente una persona da prendere come riferimento nel concetto di libertà, era un imperatore. Onestamente penso che lui abbia fatto più una promozione di se stesso come creativo, come artista, che esprimendo un vero concetto. Secondo me la libertà di disegnare, di essere creativi è una libertà che abbiamo quotidianamente. Onestamente, non ce l'abbiamo solamente durante la quarantena, la libertà di disegnare. Quindi penso che lui gli faccia un plauso perché secondo me ha dimostrato le sue qualità tecniche, le ha fatte vedere in quest'opera, ma onestamente per me è fuori tema. Per il resto cosa posso dire? Qua ci sono persone che fanno questo lavoro più di me, se parliamo di auto posso parlarne, ma qua tecnicamente per me sembra bravissimo. Quindi è solo un... direi bravo, però non... è fuori. Non trovo nessun collegamento, la libertà. Perfetto, ringraziamo anche Shotatu per la sua opera. Andiamo avanti con l'altro finalista. Allora, Sergio Antoni, Michele, ti do dall'ultimo passi al primo, ti do la parola su questo. Ah, ok. Libertà. Allora, devo essere onesto, stavo valutando il concetto, l'ho già visto diverse volte. Tecnicamente, artisticamente, nel digital painting che utilizza mi piace moltissimo. Forse il fatto un po' dell'astuzia nel duplicare la stessa immagine, dove non riesco a capire se lei ha un senso di volare o voglia suicidarsi, lo dico ironicamente, spero che voglia scappare e volare via da casa senza vestiti. Devo essere sincero, aiutatemi, non riesco a trovare il concetto qua, nel senso che forse sta su una finestra e vorrebbe scappare via. Mi piace tantissimo la tecnica, mi piace il fatto di questa prospettiva molto esasperata, fisheye, con lei dall'alto, non lo nego, ma il tema libertà lo trovo un pochino lontano. Giulia, a te che sembra di questa realizzazione? Di Allora, qua anche secondo me, come ho detto prima, siamo un po' fuori tema, ma in realtà più che prima. Perché secondo me usare già una prospettiva così, mi viene da dire, un po' onirica con questa esasperazione a fisheye, appunto, e questa persona che guarda fuori già mi dà l'idea che lì allora potrebbe pensare qualsiasi cosa e vede guardare il cielo, guardare al di fuori già mi dà un po' più l'idea di libertà. Questo lo devo dire, anche se non è magari in pieno. Poi vabbè, le immagini a scorrimento che ci sono, qui parlavo della prima immagine.
E nelle altre immagini effettivamente sì, quelle in realtà mi sembrano molto più generiche. Io ho preso più in considerazione la prima, diciamo. Tecnicamente mi piace molto, devo dire, è uno stile diverso da quello di prima, un pochino più materico, pur essendo digitale, ma che credo, no? Credo che sia digitale, voglio dire sì, sì è digitale. Pur essendo digitale, molto materico, una cosa che apprezzo, mi piace molto, quando lo si riesce a fare bene senza renderlo kitsch, perché è un attimo farlo quando vuoi fare una roba un po' materica in digitale, e quindi qua già il fatto che mi sia chiesto se fosse in digitale la dice tutta, però sì, anche qua forse un po' fuori tema, più di prima, più di quello di prima, però, ma nel complesso sicuramente interessante. Fra Frog, che ci dici su questa opera di Stesia Antoni? Il microfono. Vai Francesca. Scusate, stavo dicendo, condivido le osservazioni che sono state fatte in precedenza. Ammetto che effettivamente non è, forse non arriva subito un po' il concetto della libertà, anche se con la casa forse magari l'elemento della casa è molto ricorrente in questa quarantena, quindi effettivamente da quel punto di vista ok, il collegamento c'è, però ammetto che non ho ben capito un po' il senso della cosa. La mia interpretazione è stata che un po' il desiderio di immaginarsi di volare fuori dalla casa, una cosa di questo tipo. Però mi piace molto la palette colori, devo dire. Mi sembra davvero molto, molto libro per bambini da un certo punto di vista. Quindi da questo punto di vista l'ho apprezzata molto. Ma per il resto sì, condivido tutto quello che è stato detto in precedenza. Perfetto, grazie Fra Frog. Andrea, cosa ne pensi tu? Questa volta la tecnica pittorica digitale mi sembra abbastanza avanzata, che dici? Sì, nel senso mi piace, come ha detto Fra Frog, l'effetto illustrazioni per libro di bambini, è molto fiabesco anche come luci. L'unica cosa è che noto che ci sono molti bianchi troppo bruciati, nel senso le nuvole prendono molta attenzione e perdono il volume essendo, appunto, come ho detto prima, bruciate. Il termine tecnico, diciamo, si dice quando si brucia è che quando i bianchi diventano troppo bianchi e vanno a coprire quello che potrebbe essere, appunto, un dettaglio. Di solito, se si vuole coprire, fare una zona piatta, non si fa con un bianco pieno, altrimenti diventa subito come quando si guarda una nuvola e c'è il sole dietro, è accecante. Per il resto, anche a me non è stato subito chiaro, e tuttora non è chiaro il messaggio. Sicuramente tema di libertà, perché sembra distaccarsi da questo piccolo mondo. Non so se poi è riferimento alla casa, il piccolo mondo è la casa, però c'è del messaggio. Secondo me l'artista ha provato a mettere dentro delle idee, secondo me manca un po' l'immediatezza dello trasmettere, appunto. Un po' critiche, però il tuo consiglio sul bianco è un bel consiglione, sinceramente. E se ci stai guardando, cara artista, puoi seguirlo. Michele, l'ultima cosa che ci volevi dire su questa... Ma non su di lei, vedo la live, vedo che ci sono quasi 120 persone, riceviamo un sacco di commenti. Solo sì, per dire che io e i miei colleghi siamo dei professionisti che lavorano da tantissimi anni, e leggendo anche nei commenti ci terrei a precisare che quello che noi stiamo dicendo in questo momento è solamente costruttivo, nel senso nessuno vuole distruggere la crescita e lo sviluppo professionale di una persona. Anche noi stessi, sono convinto, siamo criticati quotidianamente dai nostri stessi colleghi, dai nostri stessi clienti, e le critiche sono costruttive, servono per migliorare. Quindi spero che quando si ricevono determinati commenti non se la si prenda così male, ma si capisca che noi stiamo dicendo quello che noi percepiamo. Non siamo Gesù Cristo, non siamo delle divinità, siamo delle persone normalissime che fanno dei lavori diversi, ma che hanno sempre in comune il senso della creatività e dell'arte. Sono d'accordissimo, grazie mille Michele. E questo, scusate, ma seguitelo tutti, quello che vi stiamo dicendo, quello che vi stiamo raccontando, quello che i nostri quattro giurati stanno raccontando è qualcosa di assolutamente costruttivo. Ma andiamo avanti perché abbiamo ancora tante cose da vedere. Andiamo con la prossima. Montefusco, Nicola Montefusco. Beh, che palette colori, ragazzi! Che palette colori. Andrea, che dici di questa? Allora, palette colori molto molto buona. Anche gli effetti di pennellata all'interno dell'immagine sono molto molto belli.
avrei giusto per un fatto di noise dell'immagine, quindi troppo caotica, forse nelle zone in cui non si voleva dare il focal point, come magari nel tetto, si poteva provare a minimizzare le pennellate, però mi sento dentro l'immagine, nel senso mi immagino di essere lì dietro al gatto e provare a essere anch'io nei tetti. Anch'io da bambino mi piaceva salire nei tetti e provavo un senso di libertà, perlomeno questo è il messaggio che ne colgo. E poi ovviamente il messaggio di togliersi la mascherina riconduce appunto al periodo che stiamo passando. Un bel messaggio, e come dici tu, un pochino più di profondità di campo, no? Un po' Leonardo da Vinci quando introduce l'atmosfera rifatta, insomma, per fare un paragone aulico. Francesca, tu che ne pensi invece di questa realizzazione? Ah, devo dire che Nicola mi piace tantissimo come artista, lo seguo e le sue opere sono veramente bellissime. Anche questa ovviamente brilla come le altre, a mio avviso, e devo dire che anche questa, andando ad analizzarla, si notano tanti piccoli dettagli che ha inserito all'interno, che nel complessivo aiutano a formare un po' tutta la sensazione che questa immagine ti dà. Quindi dal punto di vista tecnico è eccelsa, veramente troppo bella. E mi piace anche la centralità del sole nell'orizzonte, un po' l'idea che hanno i ragazzi, appunto, stando in primo piano, mi danno un po' il senso di sopravvissuti, no? Non so perché richiama un po' alla mente questa immagine dei ragazzi determinati che affrontano la situazione. Quindi devo dire che nel complesso mi ha lasciato delle sensazioni molto positive. Beh, bellissimo complimento per Nicola. Tra l'altro, una nostra, quindi Nicola, fai attenzione. Una nostra fan che ci sta seguendo ha scritto: Nicola mi ha fatto innamorare con questi disegni. Quindi, insomma, Nicola, se sei in ascolto, è anche questo bel complimento. Giulio, a te. Allora, devo dire, dal punto di vista tecnico di realizzazione è molto bello, a me piace tanto questo effetto un po' da concept art, molto, molto pennellate, veloce, quasi un po' a volte impressionista, mi viene da dire, passatemi il termine. Che con poche pennellate si riesca a far capire tutto. Effettivamente non avevo immaginato l'idea della profondità di campo, perché comunque l'ho vista più come una cartolina io, e quindi nelle cartoline spesso si tiene il diaframma chiuso per darti proprio un'idea del tutto, e quindi in realtà non l'ho vista come cosa negativa dal punto di vista della mia interpretazione. Ho apprezzato anche, secondo me, non so se ce l'ho vista io, la citazione alla gabbianella e il gatto lì sul tetto, sì. Forse perché era appunto appena scomparso anche l'autore Sepulveda, come si chiamava, Sepulveda, sì. Lui è che è scomparso da poco, quindi mi sembra te e niente, però anche qua secondo me abbastanza c'è il tema, anche qua non ce lo vedo, mi sembra una cartolina, e l'idea della mascherina in mano è un po' come tipo dire, vabbè, ok, però è vero, c'è la quarantena, quindi un po' messa lì a caso, anche se in realtà mi dà un senso di libertà vederla così, vedere questi due con le mascherine che se le tolgono, diciamo, torniamo a respirare, però in generale non mi sembra tanto in tema, anche se è stupenda. Michele, a te l'ultima parola, intanto Nicola ci ha mandato un cuoricino, quindi ci sta guardando. Grazie Nicola, ciao. Ultima cosa, volevo dire che ho trovato anche interessante il fatto che l'ha fatto solo lui, non era richiesto, però interessante che abbia messo poi tutti gli studi, che ti fanno un po' comprendere di più come è arrivato, perché nella submission c'erano anche poi in swipe tutti gli studi, le reference che ha usato, l'idea che poi l'ha specchiata, ha cambiato, quello interessante che l'abbia condiviso. Assolutamente sì. Michele, la tua opinione su questa opera? Devo essere sincero, a me piace molto, anche se ho trovato personalmente, per i miei gusti, lavorando anche con illustratori come qua, delle cose che non avrei fatto, nel senso è molto molto piena. Mi piace la citazione anche a me della gabbianella e il gatto, mi piace il concetto della libertà anche liberandosi di queste mascherine. La tavola dei colori sì, mi piace, però trovo un po' incongruente il fatto che ci sia queste luci così forti accese nelle case quando ancora il sole non è totalmente tramontato, e questo campanile che secondo me è un po' troppo esagerato nelle proporzioni del disegno. Come tecnica mi piace moltissimo questa tecnica di pittura molto fresca, illustrativa. Per il resto devo solamente fare delle critiche tecniche, per il resto il concetto di libertà lo sento molto.
Tra l'altro Nicola è uno che ha partecipato tutti i giorni a tutte le nostre call, quindi devo dire un assiduo artista che ogni giorno ha prodotto cose del genere. Quindi grazie Nicola anche per la tua assiduità e continuità. Grazie mille, andiamo avanti con la prossima. Beh, che dire, qui effetti speciali. Andrea, iniziamo con te su questa, dai. Qui ci siamo. Questo è un video che tuttora mi dà i brividi, nel senso quando hai la pelle d'oca, che mi non so perché mi ci medesimo. Che salta tanti. Dal terrazzo, no? Questa cosa sì, è... perché la prima volta che l'ho visto, appunto, era inaspettato questo, lo spiccare il volo e partire fuori. Non, a livello di color grading, diciamo che Non è perfetto, nel senso che si vede che comunque sia non è stato fatto con attrezzatura super professionista, ma anche quello lì appunto mi piace da una parte perché sembra proprio, rappresenta lo stare in casa, non per forza deve essere un video laccato e leccato, nel senso che mi piace anche il casareccio che c'è un po' in questo video, quando poi invece alla fine si vedono immagini un pochino più professionali e forse è anche voluto come messaggio, nel senso che all'inizio ti parte con qualcosa che senti di cose che puoi vedere in casa, insomma, non è buono, non saprei cosa dire. Mi è anche piaciuto il fatto che fosse diverso da anche altre entries che avevano sì. Come stile qualcosa di più grafico. Mi è piaciuto, mi piacerebbe, sarebbe bello, è un bellissimo concept per qualcosa di... che potrebbe essere realizzato per una pubblicità che puoi benissimo vedere in televisione. Ovviamente fatto con strumenti ancora più avanzati, dedicandoci più tempo chapeau per il tempo e appunto per la strumentazione fatto da casa. Beh, che bel complimento. Michele, tu che dici su questa realizzazione? Come ti è sembrata? Condivido al 100% quello che ha detto Andrea. Bellissimo, anche per me. Molto stesse bello. Identiche parole, non ho nient'altro da aggiungere, devo essere sincero, sarei curioso. Vogliamo uno spot. Scichilone, Roberto sarà, immagino, Scichilone, facciamo subito diventare questo prodotto, questa tua idea, qualcosa di ancora più avanzato. Fra, che dici? Ti è piaciuto? Ti ha dato quel senso che ha avuto anche Andrea, questo primo brivido all'inizio? Assolutamente sì, e tra l'altro la cosa che a me sulla quale mi sono soffermata maggiormente è stato proprio l'ingegno dietro questo video, perché ricordiamo il poco tempo, ricordiamo magari un videomaker che si trova chiuso dentro casa e ha poche risorse a tutti gli effetti, perché il videomaker le risorse ce l'ha attorno a sé, di conseguenza quanto con pochi mezzi e poco tempo si è riuscito a tirar fuori alla perfezione, secondo me, un po' l'idea del tema, insomma. Quindi io mi mi piace anche molto fare reverse engineering sulla realizzazione dei video, quindi mi sono chiesta, si sarà montato la GoPro sulla testa, poi quando si è tolto la mascherina. Ho notato che comunque a livello di montaggio sono stati usati degli escamotage molto belli, per esempio appunto i flash luminosi per mascherare la transizione verso quello che sicuramente sarà stato un drone, appunto. Certo. E anche bella l'idea di riutilizzare magari riprese fatte in precedenza per poter appunto dare maggiore risalto al concetto stesso. Quindi secondo me la realizzazione è stata davvero, davvero bella e ha centrato perfettamente il tema. Ci ha dato un senso di libertà. Grazie mille Francesca. Giulio, a te la chiusura. Anche io sono d'accordo con tutti. Mi è piaciuto molto l'idea del riutilizzo, molto intelligente come cosa, il partire da qualcosa che si avesse già e su quella però costruire qualcos'altro, perché ovviamente le riprese le ha fatte ad hoc, quelle dove si leva la mascherina e i guanti. Il bello è il sound design, dà molto la sensazione di respiro
il rumore dei guanti fatto bene aiuta ad entrare più nella scena, nel mood. E devo dire, tecnicamente appunto sicuramente non una qualità da spot, ma questa non era richiesta, ci mancherebbe, come dicevamo prima, bisogna sempre capire come ha detto anche Andrea, il modo in cui è stato fatto. Io personalmente mi sarei spinto un po' di più, avrei usato un po' di più sulla transizione dello starting, chiamiamola del decollo, avrei provato magari qualche motion blur, qualcosina, senza quel taglio secco, nonostante ci fosse quella flare un pochino che ha mascherato, mi sarei spinto un po' di più, avrei provato a fare qualcosa di più su quello. Non mi è piaciuta poi tanto, devo dire, sempre entrando un po' nel tecnico, la transizione con il roll, che fa un po' tanto preset, tipo Premium Beat Studio, quei preset di cambi molto usati tipo nei vlog di viaggi, dove lì più che altro, già io in realtà magari lì sarei andato molto più, parere mio, su una dissolvenza normale, proprio da film, cinema, nel senso, così stai andando, poi cambi, vedi altri paesaggi, magari avrei usato di più, però magari non aveva le clip, quindi avrei fatto un po' di mare, poi, ma che ne so, campagna, proprio per dare l'idea che uno sta andando libero. Però nel complesso bello, ed è stato anche molto interessante vedere una proposta così diversa, mi ha fatto piacere vederla, perché ricordiamo che la call era proprio no limite alla creatività, potete fare qualsiasi cosa, e mi ha fatto piacere vedere qualcosa di diverso, completamente diverso da tutto il resto, un po' come è stata l'animazione ad esempio del loop infinito, piuttosto che i mini corti, ma proprio video senza disegno, mi è piaciuto. Tutte cose diverse, tutte cose molto belle. Grazie Giulio, andiamo avanti. Yes, Mapo. A me piace molto, io sono un amante del flat design, quindi anche i miei voti sono andati su questa tipologia di illustrazioni. Francesca, te cosa ne pensi di questa? Ah, devo dire che a me piace molto per la scelta di colori e anche lo stile. Ho visto altre opere anche dello stesso autore e in generale mi piace un po' tutto questo approccio molto minimale, molto semplice, che però comunque trasmette molto. Forse in questo caso, sebbene comunque trovo che il tema sia stato rappresentato adeguatamente, non mi è arrivata subitissimo l'idea di libertà. Mi sono dovuta soffermare un po' di più, notare magari le ali, quindi non è stato un primo colpo d'occhio, magari ad un secondo, però in generale mi è piaciuta molto. Sì, incontra molto il mio gusto, più che altro. No, allora siamo d'accordo su questa, sul flat design. Adesso vediamo anche se Michele è d'accordo. Flat design, Michele, sì o no? Sì, a me piace. Mi ricorda un pochino quella della scacchiera, anche come concezione sempre piatta. Però qua siamo proprio al minimalismo più totale, nel senso... Me la mettete anche un po' più in grande, per favore, dalla regia, così la vedo di nuovo una seconda volta. Mi piace la composizione, si sente molto questo senso di freschezza e di libertà. È un'illustrazione che secondo me vedo molto bene in un qualcosa più per i bimbi, devo essere onesto, non per un qualcosa di adulti. Mi piace molto. Perché no? Bel consiglio. Andrea, tu che ne pensi? Chiedo anch'io di nuovo di ingrandire l'immagine, perché volevo... La regia, facciamo ingrandire di nuovo. Un grazie. Dettaglio. Sì, mi piace molto l'effetto flat e anche la palette di colori, secondo me è molto bella. Se socchiudo gli occhi mi dà proprio un bel senso di equilibrio l'immagine in sé. Mi piace anche l'effetto che sia voluto o non voluto, non mi interessa, perché mi piace l'effetto di disegno quasi fanciullesco, nel senso sono quasi dei disegni... non so se è perché è rivolto a un pubblico appunto di più piccoli oppure no, ma comunque mi porta indietro nel tempo, non so se è quella la vera libertà, vedo i bambini giocare. Bella interpretazione Andrea. Giulio, a te la chiusura. Io apprezzo il fatto appunto di questo utilizzo di linguaggio comunicativo così fanciullesco. Però il disegno è professionale, questo non è per niente facile. Cioè, riuscire a dare l'impronta di un disegno professionale utilizzando delle linee, dei tratti da bambini, non è affatto semplice. Bisogna avere comunque in testa delle regole di composizione, non da poco.
secondo me, e quindi questo guardarlo è un disegno professionale. Poi se tu prendi l'omino normale vedi che è un disegno che avrebbe quasi potuto fare un bambino, quindi questo in realtà io lo vedo appunto come un plus, come un plus, come qualcosa di un pregio. No, mi piace, devo dire, io sono anche io amante di queste cose molto, molto da rivista, molto editoriali. Questa per il mio gusto personale è un po' troppo bambinesca nel tratto, ma solo per un gusto personale, però ottima. E anche qui la libertà ci sta, io qua la libertà ce la vedo, perché la farfalla, la libertà e la farfalla non puoi non collegarla, quindi in realtà questa secondo me è in tema. Assolutamente, Stalker ci scrive fra i commenti che se lo attenderebbe in salotto, hai ragione, sarebbe una bella realizzazione da incorniciare con una bella cornice intorno, e, grazie ancora, Yes Mapo, andiamo avanti con la prossima realizzazione, il prossimo finalista. Allora, che dire, allora io mi sono andato a vedere il profilo di questa artista che è una ragazza, credo sia anche abbastanza giovane, e ha una bella serie di realizzazioni molto belle. Anche questa a me è piaciuta molto. Chiedo a Giulio, visto che ha finito la scorsa revisione, questa che cosa ti ha trasmesso? Ti è piaciuta? Allora, questa era... Aspetta che la volevo recuperare. Ecco, sì, no, vabbè, qua riesco a vederla bene, perché comunque era una striscia, quindi andava vista bene. Questa qua, diciamo che l'idea era interessante. L'idea del diventare, se non sbaglio, era tipo un granello di sabbia. Da qua non riesco a leggere, però mi pare fosse così. E, l'ho apprezzata in generale. E quindi sì, senso di libertà, non lo so se ce l'ho visto tanto il senso di libertà, mi dà più un'idea di impressione di raggiungere qualcuno e quindi di voler raggiungere qualcuno, ma non per forza per la libertà, quindi in realtà che ne so, magari qualcuno lontano, un amore oltreoceano, quindi in realtà dal punto di vista della libertà no, però il suo stile l'ho trovato interessante, ho visto che poi sta anche mutando molto, sperimenta tantissimo e comunque... pur diciamo mantenendo uno stile, strizzando l'occhio ad un trend che c'è anche sull'uso della palette, dei colori che è già visto, vedo che comunque sta sviluppando uno stile personale che non è facile, soprattutto magari addentrandosi in questo genere di illustrazione, quindi veramente un'ottima artista. Ci saluta, ci scrive grazie mille. Michele, che commento hai per Kate? Ma io darei più che altro avviserei il baffo di stare attento, perché secondo me Caterina tra un po' ti ruba il mercato. Visto? È davvero brava. Devo ammettere, stavo leggendo perché dice: io desidero essere così piccolina per diventare un granello di sabbia che esce dalla finestra. La storia è bella. Posso dire la mia, io l'avrei animata. Se avessi animato questa sequenza un pochino, avrebbe avuto ancora più piacere. Mi piace molto la palette dei colori anche a me, mi piace molto anche il suo stile. Occhio Giulio, perché questa ragazza è brava. La terremo d'occhio. No, veramente bravissima. Lei di Kate, che dici? Non ho capito se hai chiesto a me o a Andrea. Ah, ok. Io devo dire che la cosa che ho apprezzato moltissimo, al di là appunto di tutte le cose che sono state già dette, è anche la padronanza e la conoscenza, diciamo, del mezzo. Che comunque, considerando che è un'illustrazione che viene veicolata su Instagram, secondo me è perfetta un po' così com'è, pensata per essere fruita scorrendo lateralmente. Questa cosa, ovviamente, lo scorrimento, a mio avviso, su Instagram crea anche un po' più un impatto emotivo rispetto al semplice video. Scusami tantissimo se mi permetto di contraddire da questo punto di vista, ma... tiene anche un pochino più collegati allo schermo, quindi secondo me appunto mi piace molto come è stato deciso di fare la storia scorrendo. Andrea, la tua opinione?
Concordo anch'io, aggiungo ancora per aggiungere complimenti che mi piace tantissimo l'uso, nonostante sia minimal, della luce. A me piace un sacco che questo tocco di luce che la, quasi la scalda, no? È una fessura di luce che spesso in tanti noi cerchiamo, soprattutto quando si sta in casa in quarantena. Io fin da piccolo, perlomeno quando avevo una stanza buia e ci passava raggio di sole, ero lì che lo inseguivo con la faccia per sentire il calore. Quello mi dà l'impressione di qualcuno che cerca appunto protezione, ha bisogno di aiuto, nel senso si vede che è una situazione non facile quella in cui sta e vorrebbe appunto, desidera di essere in un'altra maniera rispetto a quella che è, per cui è quasi una coccola che riceve da questo raggio di luce che secondo me anche a livello di colori esalta molto. Grazie Andrea, ragazzi, le coccole le stiamo facendo noi ai nostri artisti, che bei commenti che abbiamo fatto. Kate, sei contenta? Visto che ci stai seguendo, ci puoi scrivere direttamente e leggeremo il tuo commento in diretta. Passiamo al prossimo artista. Serena Listro. Allora, su Serena facciamo intervenire subito Andrea. Ok. A livello tecnico mi piace molto l'effetto cartoon, quasi colorato con i pastelli, anche la palette sono tutti colori abbastanza pastello. Il messaggio, sì, ovviamente è chiaro, il disegno che diventa vivo e prende libertà, sicuramente la libertà dell'artista essendo creativi, si può finire sul banale, ma in questo caso qua comunque funziona molto bene, non direi mai che è un'immagine banale perché comunque nel complesso mi suona di nuovo, è un mix tra tanti cartoni che abbiamo visto da piccoli e cartoni che comunque sia potrebbero ancora essere di trend sul pezzo tuttora. Potrebbe essere benissimo una bellissima grafica da aggiungere su una tavoletta Wacom, per l'effetto è nel senso, bella idea. Sì. Bella idea, Wacom ci sta ascoltando, quindi facciamo anche questi consigli. Sì. Francesca, tu che ne pensi? È più illustrazione o più animazione? Come te la vedi tu questa realizzazione? Ma guarda, io devo dire che ce la vedrei benissimo sul libro per ragazzi o per bambini, proprio a livello di forse copertina, direi. Quindi da questo punto di vista l'ho apprezzata moltissimo, mi è piaciuta. Ammetto che forse l'idea dell'uccellino, appunto, come si diceva, potrebbe essere vista un po' ridondante, perché magari è stata fatta tante volte, però in generale quest'uso dei colori e questo tratteggio nell'immagine, quindi questo è proprio un'altra rappresentazione di una cosa fatta in digitale che imita il tradizionale ma lo fa bene in modo efficace, quindi per me è davvero molto bella. Grazie mille Fraffrog. Michele, per te? Mi piace moltissimo la tecnica, la vedo molto, secondo me veramente questo genere di illustrazione sarebbe perfetto per il packaging dei prodotti Wacom, ma non per quelli dei pro, ma quello per avvicinare i ragazzi giovani, dai bambini fino agli adolescenti, a utilizzare un device così. Nel senso, è un'immagine così perfetta che ti fa capire esattamente che cosa puoi fare. E secondo me un bambino che vede un'immagine così ha già capito che cosa avrebbe tra le mani. Un bambino, ribadisco, quindi se qualcuno dalla Germania o dal Giappone ci sente, contattatela, perché vedevo anche il suo profilo ed è molto brava. Bravissimo, bellissimo consiglio, bellissimo, bellissimi commenti per Serena. Chiudiamo con Giulio. Perfetto quello che ha detto Fraffrog, nel senso, copertina è la parola giusta, è proprio così, è vero, sembra proprio una copertina e quindi packaging, poi il packaging sostanzialmente replica la copertina ma del prodotto piuttosto che del libro. Dal punto di vista del messaggio, secondo me, sì, libertà è vero, però non... Anche qua, secondo me, un po' scontato da un certo punto di vista. Quindi, sì, libertà, però qua mi viene più libertà creativa, appunto, è un'immagine molto legata al disegnare. Dal punto di vista tecnico, stupendo, ho visto proprio anche il profilo, anch'io, della ragazza, si vede che proprio una consapevolezza del mezzo notevole, fa delle caricature anche bellissime, un character design fortissima. Davvero mi piace tanto come stile, davvero brava. Sì, sono d'accordo. Grazie mille Serena, ti sei catturata questi complimenti bellissimi. Andiamo avanti con la nuova realizzazione, con il nuovo artista, l'altro finalista. Beh, che dire, eh? Anche qui
Alfi, uff, come vi sembra? Partiamo con Francesca stavolta. Anche qui è un po' di illustrazione. Sì. Allora, la cosa che mi piace di più di queste opere è che secondo me dietro ci stanno delle idee molto forti. Ovviamente, come diceva anche Giulio un po' all'inizio, è difficile dare un giudizio tentando di evitare di partire proprio dai propri gusti personali, perché io personalmente, per come sono abituata, forse non sarei tanto una grande appassionata di queste opere, magari diciamo tra virgolette anche satiriche, no? Tuttavia però mi accorgo che riescono a veicolare davvero tanto, per esempio riescono a fare una critica forte da certi punti di vista, lanciano un messaggio chiaro, quindi sebbene magari stilisticamente non incontrerebbero normalmente il mio gusto, magari non mi ci soffermerei, però sono davvero molto molto forti perché hanno uno stile molto riconoscibile, molto d'impatto, quindi io le ho sicuramente apprezzate tantissimo, nonostante appunto questa cosa che magari non è la cosa che farei o che seguirei, certo. Però seguirei per le idee sicuramente e lo stile riconoscibile è la cosa sulla quale io consiglio di continuare assolutamente perché è molto molto personale, molto riconoscibile a mio avviso. Quindi Alfonso che ci sta scrivendo, Alfonso Amarante, non ti stiamo massacrando, anzi ci stiamo complimentando con te, ti stiamo anche dicendo, la prima è stata Frafrog, adesso passiamo la parola a Michele. Ti stiamo dicendo quello che pensiamo effettivamente del tuo lavoro, che è molto ben riconoscibile, come ha detto già Francesca. Michele? No, faccio i complimenti perché a me fa ridere, la sto riguardando ancora due volte. Fa ridere, è vero, anche a me. Sì, perché il fatto delle mamme sudate, al posto di parlarsi si mandano lo smile, e al posto di salutarsi realmente, che per la prima volta sono liberi, e quindi vedi la reazione reale, concreta, sincera dei bimbi che non vedono l'ora di abbracciarsi, mentre le mamme ormai adulte, distrutte e massacrate, si mandano un messaggio. E dall'altra parte la contrapposizione di una mamma di quelle super presenti che ha paura che accada qualsiasi cosa alla figlia, così la interpreto io, mi fa morire da ridere, devo essere sincera. C'è la figlia che praticamente per uscire fuori dalla porta si deve mettere anche uno scolapasta, i guanti, è legata a una corda. Posso dire che è quella che un po' di più mi ha fatto ridere, perché in realtà, guardate, che racconta, queste due immagini raccontano delle cose vere, che tra di noi non ci si parla, ma ci si preferisce mandarsi un messaggino, invece i bambini che non vedono l'ora di abbracciarsi, cioè secondo me è stato un grande, mi è piaciuta tantissimo. Bravo Alfonso, tra l'altro un suo amico credo, Marco Natale, ci scrive Alfonso ad Eterni, quindi ride per non piangere, no? Chi meglio di lui? Grande, grande commento di Marco. Giulio, che ne pensi di questa realizzazione? Allora, io intanto ho apprezzato tantissimo la sua bio, mi aveva colpito su Instagram, adesso sono andato a ricercarla, che dice appunto operaio nel tempo obbligatorio, disegnatore nel tempo libero, diciamo, no? Quello mi piaceva un sacco, l'idea, perché questo a me ha dato idea di libertà, cioè questa Dio mi ha dato l'idea di libertà, di brutto. Le immagini secondo a me non danno, cioè, secondo me non rappresentano il tema della libertà, rappresentano secondo me il tema della quarantena e della pandemia in generale, quindi secondo me da quel punto di vista è fuori tema, però sono geniali. A me è piaciuta tantissimo l'idea della corda di salvezza data a, immagino forse, la figlia più giovane che va a fare la spesa, questa l'ho trovata geniale come soluzione, e poi ho apprezzato anche comunque, forse anche da questo fatto che magari nella vita faccia tutt'altro, di essere naif, perché comunque uno stile assolutamente contro tendenza, cioè non è una roba che va sui social, è una roba che proprio si vede che lui lo fa, che non gliene frega nulla, cioè lo fa perché gli lo fa star bene, quindi ci sta, e da questo ha tirato fuori uno stile personale che è comunque, secondo me, pur magari non rispecchiando i miei gusti, è molto più meritevole di chi si mette a fare uno stile perché funziona e allora va. Quindi tanto di cappello da questo punto di vista. Grazie Giulio. Andrea, tu che diresti ad Alfonso? Poco da aggiungere, anche a me è piaciuto tantissimo il fatto di vedere del realismo nelle descrizioni e di occasioni che veramente stanno accadendo o accadono, appunto. Vero. Come ha detto Michele, mi piace tantissimo vedere il contrasto del comportamento costruito dei genitori
e invece appunto la spontaneità con cui si abbracciano i bambini, nonostante magari le madri abbiano detto loro di non abbracciarsi, no? Magari sono anche su da Twitch, sono miliardi le chiavi di lettura che uno potrebbe avere, potrebbe appunto essere che le madri hanno appena detto poco fa di non abbracciarsi, di stare attente, non aver contatto, e imbarazzate dall'occasione si guardano, sudano quasi emozionate, si mandano smile, ciao ciao, ma in realtà sono tantissime le interpretazioni, e però il messaggio è sempre quello, è bello che arrivi a tutti. In quanto riguarda lo stile, secondo me deve continuare a lavorarci, ma come ha detto Giulio è qualcosa di controtendenza, ma che se lo sviluppa bene, come diceva prima Michele, se ti rendi unico inizi davvero a, anche se non importa nessuno se è perfetto o non perfetto, dal momento in cui diventi unico e c'è della professionalità, anche magari nel basso, me potrebbe bastare accentuare un tratto nero in alcune zone, renderlo un pochino più illustrazione, tra virgolette, e secondo me il potenziale di crescita è enorme qua, soprattutto perché i messaggi sono forti, anche mi piace la sua pagina e le sue Andrea, ce la sentiamo tutti insieme di dire Alfonso, a questo punto credici un po' di più. Sì, assolutamente. Credici un pochino di più. E magari operaio per ancora qualche mese e invece affina, come ha detto giustamente Andrea, studia di qualcosa per affinare il tuo stile, che è molto già molto originale, sì. E segui il nostro consiglio corale di provarci veramente, dai, forza, dai. Tanto quella è solamente tecnica, mentalmente spacca. Già sì. Di brutto. Sì, terni o non terni? Oggi non c'è più questo concetto, si può sdoganare? Assolutamente. E non devi per forza vivere a Milano o Roma per farti notare. Se sei bravo e sai veramente creare in una piattaforma e riesci a far vedere il tuo valore come oggi, puoi crescere. Grande, grazie Michele. Passiamo al prossimo finalista. Usirg. Allora, questa è da seguire attentamente. Sei d'accordo? Sei d'accordo, Giulio, che questa è da seguire attentamente, perché comunque sì. La devi leggere. Sì, sì, sì. Questa ha un linguaggio un po' della filastrocca che a me piace tanto come stile narrativo. Questa qui, vista così, cioè, è veramente sacrificata. Mi ha detto semplicemente non si capisce niente, perché sono troppo piccole, non si vede il testo, bisognerebbe vederla d'una ad una per rileggerla tutti insieme. Ho trovato degli spunti interessanti, emozionali, in alcuni passaggi. Ora la guardo un attimo bene e cerco di ritrovare quali erano gli spunti più emozionali che avevo percepito io. Sì, nel frattempo mi piaceva un sacco l'idea tipo dell'acqua con i cuoricini dentro quando annaffia i fiori. E invece come concetto mi piaceva anche quella della casa, che ricordava un po' Alice nel Paese delle Meraviglie, con lei che diventa grande nella casa. E questo secondo me esprime la libertà, perché lo palesa alla fine, quindi vabbè, è una filastrocca, quindi poi deve alla fine esprime il concetto, perché appunto c'è lei sull'arcobaleno e dice sono ogni giorno un po' più libera, quindi in realtà è un bello spunto, nel senso di dire nonostante tutto questo siamo più liberi, perché quello che importa è ciò che si pensa. Dal punto di vista tecnico è bravissima a disegnare, su questo non c'è dubbio, anche questo stile è un po' per bambini, per ragazzi più che per bambini questo, e niente, a volte avevo trovato solo un pochino macchinose lo scorrere della poesia, così mi è parso, per il resto ottimo. Nel frattempo, scusate che vado ad aprire. Ha fatto i suoi commenti. Io volevo ricordare, lo diciamo un po' per tutti gli artisti che stiamo vedendo, guardateli, ci sta seguendo sui loro profili Instagram, guardateli questa realizzazione direttamente su Instagram, cioè fruitela sul device adatto per farlo, così si capisce ancora meglio, cioè questo scorrimento che dovete fare per capire bene com'è la storia. Secondo te, Francesca, la storia si intuisce? Sei d'accordo con Giulio per la filastrocca, per seguirla, questa continuità? Assolutamente, e tra l'altro devo dire che sebbene il contenuto sia tanto, quindi sia molto ricco, sia comunque
perfettamente fruibile da Instagram, c'è tanto testo, ci sono tante immagini, eppure nonostante tutto è stato buttato un occhio anche al formato e alla leggibilità, quindi questo l'ho apprezzato molto. Inoltre ci sono tanti elementi ricorrenti che fanno parte un po' dell'immaginario dei bambini, come appunto i cuori, come anche le note musicali, come cos'era l'altra cosa? Ah, le barchette anche, sono, o gli aeroplanini di carta, sono tutti elementi che fanno un po' parte della nostra infanzia, no? E quindi questo, insieme alla poesia, secondo me rafforza ancora di più il concetto che questo potrebbe benissimo essere un... Io me lo sono immaginato letteralmente come una sorta di fumetto inserito all'interno di un'antologia per bambini scolastica, perché secondo me potrebbe letteralmente essere un modo per rappresentare quella che è stata la quarantena ai bambini di domani. Da un certo punto di vista, quindi per questo l'ho apprezzata veramente tantissimo. Senti Francesco, un'altra cosa per te velocissima, secondo te la realizzazione in un solo giorno di tutte queste tavole, perché poi alla fine lei ha dovuto creare una storia, è qualcosa di tecnicamente più spinto, giustamente, cioè ci è voluto comunque molto impegno per fare tutto in un giorno? Assolutamente, assolutamente, ma questo è una cosa incredibile proprio perché, un po' anche ricollegandomi a quello che diceva Giulio prima, queste sono spesso le tempistiche richieste a livello lavorativo per fare una cosa di questo tipo. Quindi se i ragazzi che hanno partecipato a questa finale, tenendo a mente questo, il fatto che loro siano riusciti a portare a termine i loro lavori in un solo giorno e anche in questo caso comunque un'intera storia a fumetti con tanto di lastrocca poesia in un solo giorno, per me questo è veramente una cosa per la quale inchinarmi letteralmente, quindi davvero complimenti e mantenete davvero questo ritmo e questa dedizione perché vi saranno sicuramente utili anche in futuro. Beh, grazie, bel complimento per Grisù. E Michele, questo impegno è da avere ogni giorno, quindi chi ha dimostrato di farlo anche solo per un contest è anche possibilmente un professionista o un futuro professionista, secondo te. Come la vedi, Grisù? Potrebbe essere professionista in questo campo? Usirg, com'è che si chiama? Grisù? Come si chiama? Sì, Grisù. Ah, no, perché io avevo scritto qua al contrario. Comunque, sono da quello che ho capito, i ragazzi hanno avuto una settimana di tempo qua per fare questa cosa. Condivido il concetto che ha detto prima Fra Frog sulla questione che questa è un'idea bellissima che potrebbe essere utilizzata tra tanti anni, tra un po' di anni, anzi non tra tanti, per spiegare ai bambini quello che è stato questo momento, perché io penso che forse questo momento noi non ce ne accorgiamo, ma questo è un momento che rimarrà nella storia, tra 100, 200, 300 anni sarà nei libri, sarà ricordato per quello che è avvenuto. Dal punto di vista professionale devo ammettere, penso che sia una persona che ha tutte le qualità per poter iniziare a lavorare, ma non so se questa persona già lavora o ha già avuto esperienza, ma ci sono tutte le carte. Ce lo dirà lei, ce lo dirà Grisù direttamente con un commento live, tanto ci sta guardando. Andrea? Sì, è vero, è nei commenti. Che cosa ne pensi? Il microfono, scusami Andrea. Eccomi qua, scusate, ogni volta. Grisù, scusate. C'è poco da aggiungere perché condivido tutti i complimenti che sono stati fatti, bellissima l'idea di Fra Frog di libri antologia del futuro, diciamo, è una illustrazione che anche a me piace molto vedere in un certo ambito, nel senso va benissimo per Instagram, va benissimo per un certo target e per quel target lì va benissimo, funziona perfettamente. Per cui è semplicemente uno stile che al di là del piacere o non piacere si vede che è eseguito bene, per cui nulla da criticare. Insomma, l'unica cosa che appunto io sono... una persona che quando vedo su Instagram qualcosa mi piace che sia veramente d'impatto, perché è studiato proprio per quello, per avere immagini in cui ti ci soffermi poco, ed è quasi come se ti stessi rovinando un giochino, no? Quando hai qualcosa di troppo descrittivo, fa sì, ma io voglio vedere il prossimo. So che è una cosa che in realtà ne sono consapevole, quindi a volte mi sforzo, però è proprio l'obiettivo di Instagram in sé, di fare questo, per cui magari avrei piuttosto suddiviso in più parti, ma che scorri e continui a fare quello che Instagram vuole che tu faccia, e magari suddividere appunto la filastrocca in maniera un pochino più scorrevole, diciamo. Però sono tutte piccolezze, mi è piaciuto molto. Altri consigli anche per Susanna, ovvero Grisù, che non fa questo nella vita, però anche per te... Poi,
il nostro consiglio è che veramente ci puoi provare. Attenzione, magari affinando un po' alcune tecniche o degli espedienti narrativi, sicuramente puoi riuscire. Io mi correggo sul fatto che per queste opere hanno avuto una settimana di tempo, perché poi era l'ultima prova, quindi manca una settimana di tempo, le idee, insomma, metterle in pulito e renderle in questo modo, c'è voluto veramente tanto impegno. Ringraziamo tutti gli artisti che hanno partecipato e passiamo al prossimo. Tanto essendo artisti, lo sappiamo che l'hanno fatto comunque l'ultimo giorno, quindi in realtà le consegne all'ultimo minuto. Procrastinare è d'obbligo, ragazzi, si sa. Light Astrid, un po' più sulla diciamo su questo stile quasi pittorico, no? Che ne pensate di questo stile, Andrea? Che hai fatto l'ultimo commento? Allora, io a me sono sempre piaciute le metamorfosi, nel senso che a me ha sempre affascinato tantissimo. Ricordo che da bambino nello studio di mio nonno c'erano dei quadretti, e uno di questi era una barca che pian piano si trasformava in balena, ok? E quindi mi ha sempre affascinato la metamorfosi, e l'ho anche fatta io come lavori, diciamo, personali per anni, nel senso trasformare le cose. Quindi è una cosa che mi piace un sacco. Trovo lo stile, appunto, nel senso discutibile, ma me ne voglia, nel senso che non è assolutamente una cosa per scoraggiare, ma per incoraggiare. Secondo me, non so l'età dell'artista, ma secondo me è arrivato un buon punto per cui potrebbe provare qualcosa sul digitale, visto che a livello di tradizionale, appunto, già se la cava bene. Passerei e proverei anche qualche altra tecnica. A livello di messaggio, sicuramente trasmette libertà. Non so se può essere considerata banale, perché penso di averne viste in giro di idee simili. Non sto assolutamente accusando di aver visto, magari, appunto, in più artisti a volte si ha la stessa idea, per cui bene, grazie Andrea. Giulio, che ne pensi? Chiara, Light Astrid, vediamo che cosa puoi dire per Chiara su questa tua opera. Poi, guardando anche il suo profilo, non è, credo che non sia voluto, però io lo trovo stra vaporwave questo, che in realtà, quindi, a primo impatto è così, cioè è stilosissimo, secondo me. E anche se credo che non sia voluto, mi ricorda un po' proprio tipo Hotline Miami, questi videogiochi un po' misto tra anni 80 e vaporwave, così. E interessante l'idea della metamorfosi. Sicuramente qua sì, c'è uno stile molto naif, come diceva Andrea, quindi molto da una persona che, secondo me, è di quelle persone infognatissime col disegno, che disegna tutti i giorni da quando gli hanno fatto vedere che esistono le matite colorate. Quindi le consiglio, visto che secondo me c'è una passione incredibile, di provare a trovare delle ispirazioni dal punto di vista artistico, da cominciare a seguire, da provare a replicare, provare a sviluppare uno stile più professionale, mi viene da dire, ma non come critica rispetto al suo, perché comunque tutto questo entusiasmo e tutta questa voglia di fare, cioè mettersi lì a fare tutte le sfumature che ha fatto nel mare, nel cielo, nell'erba, cioè non ci vuole per niente poco, quindi secondo me potrebbe arrivare a spaccare tantissimo, sempre ritornando al discorso, senza dimenticarsi del rimanere in tema. Questo il tema è per me più della metamorfosi che della libertà, in realtà, quindi questo non ce lo vedo tanto. Francesca, che ne pensi? Che consiglio daresti a Chiara, anche per migliorare magari in futuro? Allora, io devo dire che riconosco la quantità di impegno e di tempo che deve esserci stato dietro a quest'opera, perché tra l'altro, se non erro, mi sembra l'unica che ha realizzato in tradizionale la sua opera. Tutti gli altri sono simulazioni al massimo, ma potrei sbagliarmi, quindi non mi ricordo bene. Però ecco, questa cosa l'ho apprezzata molto, perché rappresenta anche un po' il senso di come si può veicolare un messaggio pur non avendo chissà quale mezzo, e credo che questa sia davvero davvero un concetto molto importante. E proprio per questo, appunto, un po' come ha detto Giulio, secondo me la cosa importante adesso è magari concentrarsi sullo sviluppare uno stile personale, qualcosa di più caratteristico che rappresenti un po' più l'artista, perché si vede che a livello tecnico comunque
ha usato e sta continuando a usare tantissimo questo strumento, e quindi magari essere un po' più riconoscibile potrebbe essere già un ottimo sviluppo. Bel consiglio, grazie anche a te. Tre bei consigli, Te il quarto, Michele. Allora, Chiara detta Light Astrid, hai 21 anni da quello che vedo, sei ancora giovanissima. Io personalmente vedo dal suo profilo che è una persona autodidatta, che ha una passione enorme. Quindi il mio consiglio più grande, come quello che gli hanno i miei colleghi, è di provare a studiare di più quello che è il disegno, le tecniche di disegno e di colorazione, perché vedo che lei comunque non ha ancora trovato onestamente una sua via. E c'è una passione, si vede che comunque ha voglia, ha fame di fare questo. Quindi sei ancora in tempo per migliorare ed esplodere nel più breve tempo possibile con un tuo stile, ma allo stesso tempo il concetto che lei ha realizzato a me piace molto. Non è per niente banale, non ci vogliono 5 minuti a realizzare un disegno di questo livello qua, va detto, perché forse qui tutti disegniamo e sappiamo quanto ci vuole a fare un qualcosa. E devo essere onesto, probabilmente lei è una dei pochi che non ha utilizzato un device tecnologico o un software, vero, ma ha usato la materia reale. Critica che io do a tante persone oggi che sono dei grandi mostri col digitale, che quando poi gli chiedi mi fai la stessa cosa su carta, non la sanno fare, perché non hanno le tecniche, hanno imparato tutto usando solamente software. Penso che una ragazza che inizi prima dalla carta, dai pastelli, dalle matite, sia un ottimo passaggio, perché ti dà poi quella serenità di poter affrontare un software e di sapere anche come gestire al meglio stili e tecniche di colore. Beh, grazie ancora Michele, grazie anche a te. 4 gettoni d'oro, Chiara, tutti consigli veramente molto preziosi. Grazie mille, passiamo alla prossima realizzazione. Arte Marghe. Beh, Arte Marghe, a me questa è piaciuta tanto, devo dire che l'ho votata, quindi adesso tanto si può dire, perché comunque stiamo svelando un po' i finalisti e anche alla fine, fra poco ragazzi, sveleremo i vincitori, quindi non mollate, continuate a seguire così. Arte Marghe, Francesca, che ne pensi? Ah, devo dire che anche questa è stata una delle opere che mi è piaciuta di più, perché sia provandola a vedere dal punto di vista astratto, e questo ovviamente ti viene in mente grazie un po' alla palette di colori, grazie a queste scale che si deformano un po' leggermente, quindi l'ho trovata molto astratta, ma anche molto concreta, perché astratta dal punto di vista visivo, scusate, mi è sembrata appunto un po' come se fosse un sogno. Quindi molto molto fantasiosa, molto immersiva, però allo stesso tempo è bellissimo il messaggio. Io personalmente ci ho visto il desiderio delle persone di riunirsi in questo cloud, in questa nuvola che rappresenta un po' il web, perché a me mi ha dato un po' il senso del cloud, appunto. Quindi appunto il desiderio delle persone di riunirsi, non potendolo fare in modo tradizionale per strada, lo fanno ad un livello più alto, diciamo, cercando di riscoprire anche un po' i sentimenti più, gli affetti un po' più lasciati da parte. Quindi secondo me questa qui a livello di comunicazione è veramente molto molto d'impatto, davvero bella. Grazie mille Francesca. Giulio, che ne pensi? Questa palette? A me questa è piaciuta tanto. E devo dire che non so cioè, se sia stata la quarantena o meno, però comunque questa ragazza è migliorata in una maniera incredibile. Io mi sono sempre guardato il profilo Instagram, cioè si vede, forse quello che volevamo consigliare prima a Chiara, se non erro, senza poi magari intraprendere per forza questa strada, però se vi guardate il suo profilo Instagram si vede come prima appunto era proprio studentessa dell'artistico, per dire, e poi boom, di colpo ha cominciato a fare delle robe strapersonali e fino ad arrivare a suo stile, cioè mostruoso, secondo me super personale, è incredibile vedere l'evoluzione sul profilo Instagram, secondo me. Anche questo, secondo me, quante volte l'ho detto, secondo me, scusate, anche questa è un'illustrazione perfetta per il giornale, perfetta per quel tipo di illustrazione editoriale che a me piace tanto, e qui c'è la libertà, tantissimo. Qui c'è la libertà perché comunque ce n'era un'altra simile, ora non ricordo di chi, ma ce n'era un'altra simile con queste case che si innalzano verso l'alto, però era più un gioco, diciamo, architettonico. Mentre qua
c'è proprio la componente surreale, perché le persone vanno sulle nuvole e si incontrano così nei loro pensieri, oppure sul cloud grazie alle connessioni internet. Però qua, secondo me, tema centrato in pieno, tecnica bellissima, bella, bella. Tanti positivi. E complimenti per l'evoluzione, anche veramente. Quello... Ti sono arrivato già due complimenti, tante ipotesi di lettura per la tua opera. Andrea, tu che ne pensi? Come la leggi quest'opera? Quest'opera, allora, io non ci avevo minimamente pensato al cloud, al web, e mi è piaciuto sentirlo dire da Francesca, nel senso che ho detto, ecco cosa potrebbe anche essere. Cioè, è come ho parlato prima di un'altra immagine, è un'immagine che lascia molte chiavi di lettura, nonostante il messaggio probabilmente è sempre per tutti lo stesso, cioè, ovvero l'emozione che provi mentre la guardi, il momento di incontro di qualcuno, che siano i sogni delle persone che escono dal cammino delle case e pian piano le persone si incontrano solamente nei sogni per ora, oppure certo. Nonostante tutto mi piace molto i dettagli anche delle persone, il ragazzo che saluta la ragazza che è da sola con il gatto, sono tutte cose molto molto nonostante lo stile sia molto minimal, che comunque che vederci persone vere, e mi piace molto, mi piace, apprezzo molto la luce che sfiora i tetti, mi ricorda molto dei bellissimi tramonti che colpiscono i tetti e lasciano un senso di calore. Grazie, grazie mille Andrea. A te Michele la chiusura per Margherita. Io chiudo dicendo che anche io, Giulio mi ha rubato un concetto, io stavo visualizzando il profilo e ho visto che il suo primo post è dell'ottobre del 2018, cioè in poco meno di 2 anni. Questa ragazza ha avuto un'esplosione in termini di qualità e di artisticità pazzesca. A me il concetto mi ha preso tantissimo. Mi piaceva anche come lei su Instagram l'ha intitolato Liberi. E dice, illustro quello che oggi è solo un sogno. Bellissimo, perché hai la sensazione di sogno e la sensazione di libertà. La tecnica artistica digitale, come la palette colori, tutto quello che vuoi, per me è, a mio favore, uno dei migliori, dei primi tre. Appena l'ho visto io mi sono innamorato, questa è una di quelle cose che io vorrei stamparmi, certo, ed averlo qua come ricordo e memoria di questo periodo, e mi piace veramente molto. Beh sì, anche perché diciamo che questo contest secondo noi è servito anche a ricordare, cioè a ripensarci, a rivedere magari fra un anno i nostri post su Instagram, su quelli dei singoli artisti, su quelli di Wacom Italia o di Wacom Europa, e ricordarsi che cosa è successo, cioè è la scrittura della memoria, quindi è veramente stato molto molto importante la vostra partecipazione al contest e questo momento in cui stiamo discutendo insieme. Anche per te Margherita, questo è già un regalo, questi consigli di 4 professionisti molto 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 bravi e famosi e stimati, insomma, dai, è già un bel regalo. No, ho scoperto ora che mi sa che ha fatto lo IED, quindi probabilmente il salto l'ho avuto frequentando poi un ambiente così stimolante, nel senso andando ad approcciarsi forse più col mondo del lavoro rispetto a quello dell'accademia, magari ha fatto l'artistico prima, forse, non lo so, scusate, stavo ragionando a voce alta, perché comunque è veramente notevole questo cambiamento, quindi figata, si è cominciato, questo secondo me fa vedere quanto cominciare a vedere un certo tipo di cose, cominciare a frequentare un certo tipo di ambienti, persone, influenze giuste, ti possa far cambiare completamente e farti esprimere il potenziale. L'evoluzione, anche durante la quarantena, nel periodo... Poi a 20 anni, è giovanissimo. Siamo evoluti. Sì, grande, veramente. A 20 anni ha una tecnica e un approccio veramente bello. Brava Margherita. Ma adesso dobbiamo passare ancora avanti, perché c'è... poco tempo, dobbiamo Il classico ha studiato, avete letto? Ha studiato grande, il classico. Poi, quindi era strappassionata di disegno e disegnava mentre spiegavano greco. Ok, classico per ieri, bellissimo. Umanità in poco tempo, in un lasso di tempo che ha permesso di diventare insomma un aspirante artista o già artista affermato, non sappiamo cosa farà, è proprio questo il bello anche del nostro contest. E passiamo a Lobolandia, ancora delle case che in qualche modo metafisicamente si stanno librando nell'aria. Che cosa ti fa venire in mente, visto che Andrea tu ci ha parlato di tanti ricordi, no? Questo invece ti ricorda qualcosa?
Allora, questo sì, indubbiamente è di nuovo un'immagine d'impatto, mi piace la composizione, mi piace anche se io è una cosa che faccio molto spesso nelle immagini, socchiudo gli occhi e provo a vederla senza cadere troppo nel dettaglio del segno o della tecnica in sé. Se si socchiudono gli occhi a volte si eliminano i dettagli che se ci sono o non ci sono non fanno la differenza, e per cui è un'immagine che sicuramente è bella movimentata nonostante appunto sia un'immagine statica. Ovviamente ci sono anche qui molte situazioni della vita reale, il bambino con il nonno, il ragazzo per mano con l'altra ragazza. Sicuramente il senso di libertà me lo dà il fatto che una casa che nasce proprio come concetto di una cosa che siede sul terreno, sia in qualche modo partita e rimasta in volo, ma ancora rimanga accessibile alle persone, per cui magari le persone stanno trovando anche la propria libertà nelle proprie case, nel senso che tante persone, sia per il lavoro che per altri motivi, spesso non riescono a vivere la casa, per cui di solito si sentono quasi più ingabbiati quando devono tornare a casa. Invece in questo periodo magari per alcune persone c'è anche questo senso di libertà di poter riscoprirsi e riscoprire la propria casa. Non lo so, questa è una chiave di lettura. Questo paragone architettonico con le fondamenta che sono di solito stabili, però vedere le case che si librano nell'aria ci emoziona sempre, un po' come Up, che io adoro, per Pixar, devo dire, cioè questa cosa è fantastica. Michele, che ne pensi? Condivido il concetto, devo essere onesto. Hanno interpretato sia lui che la ragazza di prima, Margherita, sì, questo concetto delle persone che volano le case, non so come spiegare, questo concetto della libertà scappando dal concetto di una scatola. Devo ammettere però, devo fare i complimenti a questo ragazzo, non so se è un ragazzo o una ragazza, però a me piace la sua coerenza artistica, cioè guardando il suo profilo tu vedi che questa persona ha un suo stile e a prescindere dal contest lui non ha cercato ispirazioni da altri stili, lui ha questo stile, quindi guardando tutte le sue illustrazioni sulla pagina lui è coerente e a prescindere che ti piaccia o meno lui è questo, ed è bello perché comunque anche guardando gli altri di prima, ad esempio Margherita prima aveva poche immagini, vuol dire che all'inizio probabilmente lui ha più esperienza, e mi piace, lui vende questo suo modo di rappresentare e vedere il mondo, e per me lo ha preso forse in una maniera un pochino più seria, meno, cioè, c'è felicità ma forse in una maniera un po' più dark, non so come per dire, però a me piace molto, mi piace la sua coerenza tecnica. Grazie Michele. Francesca, sei d'accordo? È coerente? È molto coerente, ma anche secondo me molto ha brillato, diciamo, con questa immagine, nel senso tutte le altre erano davvero molto belle, questa in particolare mi ha colpito più di tante altre, quindi secondo me non solo a livello tecnico, perché letteralmente io ve lo dico, me la appenderei in casa per quanto mi piace, sì, ma anche, cioè, mi piacciono questi neri pieni, questo contrasto tra cromie, mi fa davvero impazzire, ma mi piace anche a livello interpretativo, perché per esempio io ci ho visto anche un po', innanzitutto mi piace l'idea che la libertà in questo caso sia rappresentata al suolo e non in aria, perché di solito è il cielo quello che ci trasmette più libertà, mentre stavolta il cielo ospita le case un po' come se fossero una realtà, un'altra dimensione, ecco, come se stare in casa ti racchiuda un po' nel tuo piccolo mondo e ti estranei anche un po' da quello che invece è attorno a te fuori a terra. Quindi questa è stata un po' come l'ho vista io, bello il fatto che appunto di nuovo si dia spazio all'interpretazione personale pur avendo un messaggio a mio avviso molto molto chiaro, quindi davvero splendida. Grazie mille Francesca. Giulio? Questa è quella di cui parlavo prima, che secondo me dal punto di vista dello stare in tema, me, qua ci vedo meno la libertà, è più qualcosa di onirico, è più una condivisione, vedo più la condivisione che la libertà. Però il disegno mi piace di brutto, cioè, poi io ci vedo ad esempio gli elefanti di Dalì, cioè, a me sembra, mi ricordano gli elefanti di Dalì, super surreale, e come stile è veramente notevole questa cromia ridotta proprio ai minimi termini, e anche tutti negli altri suoi disegni, visto che in realtà non usa neanche le sfumature ma sono tutte campiture piatte, qua si è spinto un po' di più con l'uso del colore, io lo preferisco forse rispetto agli altri, che però concettualmente sono fortissimi, anche gli altri che potete vedere sul suo Instagram, cioè veramente bravo. Io qua non sapevo, visto che è nei commenti, volevo chiedergli
se fosse partito da qua dal tradizionale, perché alcuni tratti mi ricordo, per alcune cose mi sembrava quasi fatto su carta e poi scansionato e magari colorato, però non lo so, su questo era... Lorenzo, ovvero in arte Lobolandia, ci sta seguendo, ci ha ringraziato ovviamente per i bellissimi commenti, per le critiche positive. Lorenzo, se sei... Uno dei miei preferiti comunque, anche questo, anche per me, anch'io lo appenderei. È anche uno tra i tuoi preferiti. Grazie mille, andiamo avanti con la prossima realizzazione. Allora, Dalida Amendola, che qui un po' di metafisica c'è, eh? C'è anche uno stile che può ricordare, se vogliamo, alcuni pittori, c'è anche una palette colori. Lorenzo ci risponde, eccoci. Parto da uno schizzo a mano e poi lo edito in digitale, quindi vedete che quanto è bello fare questa programmazione poi dei vincitori online, tutta in diretta, che i partecipanti stessi ci possono rispondere alle domande, e questo è veramente un bel segno di interattività. Dai, qualcosa di buono ce l'abbiamo anche durante il lockdown. Allora, per Dalida Amendola, io farei partire su questa illustrazione Francesca. Devo dire che una cosa che ho notato di Dalila è che ha come suo segno distintivo queste nuvole che ripropone in tutte le sue illustrazioni. Mi piace un sacco perché è molto bella questa idea di avere un segno ricorrente che viene riproposto nelle varie opere. Quindi c'è della coerenza non solo in termini appunto visivi, ma anche in termini di palette colori, che comunque sono molto tenui anche nelle altre opere. Quindi devo dire che mi piace molto la sua coerenza visiva, è una delle cose che ho apprezzato di più, e devo dire che sì, secondo me l'immagine funziona, nel senso, questa è un'altra immagine dove comunque il concetto di libertà viene espresso attraverso le persone nel cielo, però mi piace un po' questo richiamo al circo, che un po' mi sa di divertimento, e sicuramente i trapezisti, sono trapezisti, giusto? Sì, mi sì, danno sì. Un po' l'idea, cioè sono forse no, forse non in assoluto, ma dico tra gli esseri umani sono tra quelli che fanno un mestiere che più si avvicina un po' al concetto del volare, da certi punti di vista, quindi sicuramente molto interessante, e secondo me deve continuare così, perché è bella questa idea di avere un tratto distintivo che dia coerenza un po' al tutto. Grazie Francesca. Allora, la tua firma, Dalila, quella nuvola non la far sparire dai tuoi lavori, perché comunque, come ti ha consigliato Fraffrog, è una bella firma da mettere sulle tue illustrazioni. Andrea. Allora, condivido pienamente, aggiungo che mi piace il riferimento della firma, che ricorda appunto il nome di Dalì, e mi piace il riferimento che degli elefanti, non so se vi ricordate il quadro di Dalì con gli elefanti con le gambe molto lunghe. L'ho citato da Giulio nell'illustrazione precedente di Lobolandia, quindi sì, ce lo ricordiamo. Certo. Per cui mi piace vedere questa persona sui trampolini, trampolini si chiamano, giusto? Sì. Mi piace appunto il riferimento, mi piace anche a me la palette colori, le nuvole anch'io concordo che siano un segno da mantenere, nient'altro da aggiungere, nel senso che mi piace molto. Intanto Dalila ci sta salutando, ci ringrazia con un bel cuoricino. Michele. Sì, non so onestamente cosa dire di più, anch'io ho notato dal suo profilo che questa firma distintiva che sono queste nuvole, questo pattern di nuvole, per il resto sì, si esprime molto questo concetto di libertà. Posso dire però una critica? Prego, certo. Spero che Dalila non mi voglia ammazzare. Chiedo poi ai miei colleghi, secondo me non trovo, come si posso dire, coerente l'uso di questa geometria degli edifici rispetto all'uso dei personaggi, nel senso mi sarei aspettato forse anche sugli edifici un trattamento prospettico, un qualcosa un pochino più idoneo. È come se leggessi due tipi di stile di disegno, uno che è il personaggio e sotto che sono gli edifici, mentre nelle altre ho sempre trovato un po' di coerenza tra il personaggio e l'ambientazione. Qua, questo è il mio gusto, sia chiaro, lo trovo un pochino piatta la parte posteriore, mentre i personaggi risaltano veramente molto. Poi, sia chiaro, de gustibus. Assolutamente, quindi parli di proiezione
di scelta di proiezione diversa fra sfondo e primo piano degli edifici e dei personaggi che invece si muovono. Non riesco a leggere bene la connessione tra gli edifici e i personaggi. Il concetto si capisce benissimo. Se nel caso fossi un cliente e dovessi chiedergli di crearmi un'illustrazione e quindi una casa editrice paga e ha delle necessità, io probabilmente avrei chiesto di sviluppare un pochino di più il trattamento degli edifici, che secondo me è un po' contrastante, ma è una questione di vorresti su questa cosa. Ok, sì, sì. La cliente, il committente Leonello chiederebbe questo. Ma è il mio mondo, io costantemente parlo con questa cosa qua, quindi beh, lo sappiamo. Chiedo scusa. Assolutamente, no, ma anzi, per me invece è una critica che può essere molto costruttiva. Giulio, che ne pensi? Allora, qua anche sul suo profilo Instagram ho visto un miglioramento incredibile da dicembre, ad esempio. Qua mi viene forse da dire dovuto all'introduzione del digitale, non lo so. Mi pare che prima lavorasse solo in tradizionale, mi sembra che appunto dopo tanto allenamento su tradizionale questa sperimentazione digitale le abbia dato il via per trovare quel quid in più, secondo me. Qua in realtà io, se prima ci vedevo un po' più da lì, qua a me invece ricorda già un po' più Magritte, ci vedo un pochino più Magritte in questo in particolare. In generale mi piace, qua secondo me si torna sul mood un pochino più dell'illustrazione editoriale. Vedo che lei in così pochissimo tempo sul suo Instagram ha sperimentato tantissimi stili diversi e secondo me questo, insieme poi a quello della bussola che c'è sul suo profilo, è quello più vincente, secondo me è quello su cui io mi soffermerei a lavorare di più, perché sono anche più secondo me rappresentativi di questo periodo storico. Forse appunto c'è bisogno forse di lavorare più su uno stile personale per non essere uno dei tanti lavori editoriali, ma ad esempio già la cosa delle nuvole può essere una cosa, non può essere solo quella, perché se uno vede un solo disegno non può sapere che usa le nuvole in tutti, però comunque ottimo, a me è piaciuto. Beh, anche tu Daria puoi fare tesoro di questi commenti, di queste critiche costruttive, assolutamente dei complimenti, giustamente. Grazie. Godigli anche quelli. Grazie a tutti, grazie Giulio per il tuo commento. Andiamo avanti con il prossimo finalista. Oh, qui abbiamo About Diba. Devo dire la verità, a me questo stile, già citato prima, il flat design, piace veramente. In questo caso c'è anche l'uso di una palette colori abbastanza, se volete, coraggiosa, no? La definirei così. Tu come la definiresti, Giulio? Guarda, se ti vai a vedere le mie robe che facevo su Behance tipo 5-6 anni fa, ma guarda, me sono ricordo, veramente strasimili, anche la palette colori, quindi non posso che apprezzarlo, questa distorsione delle anatomie con questi contrasti di dimensioni sfalsate, ma con il tutto con una rigorosa geometria del vettoriale, a me piace tantissimo. Mi sono visto anche tutti i suoi lavori su Instagram, non lo conoscevo. Sì, molto, infatti lui è anche molto alla Goran e anche qualche altro illustratore più di scuola russa, infatti, no? Forse. Mi piace un sacco. Dal punto di vista di libertà, sì, ci sta, perché è un cammino verso la libertà. Poi con lo spezzare di questo loop, se non sbaglio l'aveva definito anche lui loop sulla descrizione del post, quindi lo spezzare di questo loop con proprio la rottura della catena, interessante come tema, e bisogna dire che in realtà questo è anche da apprezzare, come abbiamo detto per altre persone, perché queste in realtà sono più illustrazioni, tra l'altro tutte abbastanza dettagliate, quindi anche qui lavorone dal punto di vista proprio di mole di lavoro. Bello, mi piace, uno stile sicuramente non si può dire che non abbia trovato già uno stile super personale. Figo. Assolutamente. La cosa bella è che i nostri autori, i nostri artisti stanno commentando l'uno le opere dell'altro, no? È bellissima questa cosa. Quindi arriva il commento di Benedetta che dice: bellissimo, il mio preferito, pur essendo anche lei in concorso. Cioè, questa cosa secondo me è molto molto interessante, molto bella, quindi l'apprezziamo tantissimo. Michele, che ne pensi dello stile di Diba? Che il ragazzo si chiama Luca,
vorrei vederlo fare qualche cosa sul mondo dei trasporti, perché ho visto un casino una roba che ha fatto su un tizio, questo gigante che guida una Vespa, è fantastico, è da poster. No, concordo, lui non è un novello, si vede che ha uno stile e sa esattamente come rappresentare i concetti. Il fatto di questo gigante che alla fine ripete queste azioni quotidiane, alla fine spacca la catena per liberarsi, è veramente molto bello. È un'illustrazione che devo dire, uno stile che vedo anche questo molto nel packaging di Wacom, sicuramente come illustrazioni, sì, è molto Wacom come mood, ma è bravo, no, cioè, per me è un professionista completo. Già smaliziato, è vero, Francesca, sì, sì. Che ne pensi? Tu sei concorde con Giulio e Michele sul giudizio di Diba? Sì, sì, dal punto di vista artistico lui è un professionista fatto, nel senso completo. Infatti a me piace personalmente moltissimo questo stile, vedo che anche nel suo profilo ha fatto un uso delle palette, delle texture, dei pattern, davvero è molto esperto e padroneggia la tecnica alla perfezione, quindi da questo punto di vista bellissimo. E oltretutto mi ha fatto piacere vedere l'opera completa una di fianco all'altra, perché finora l'avevo fruita soltanto su Instagram, appunto scorrendo, e in quel caso funzionava, ma è bellissimo il fatto che funzioni anche portata al di là, quindi potrebbe benissimo essere un'illustrazione panoramica e potrebbe essere un poster a sé stante tutto assieme, quindi è stupenda, veramente. Lanciamo l'idea per un banner Wacom, come ci suggeriva Veronica Sinetti, che è un'altra ambassador molto forte di Wacom, un bel banner che possiamo utilizzare, contattiamo Diba, dai. Veronica Sinetti, una delle più brave che abbia mai conosciuto. Assolutamente, assolutamente. Poi sempre presente, la conosciamo tantissimo. Andrea, a te la chiusura del giudizio su Diba. Poco da aggiungere, condivido tutto quel che è già stato detto. Aggiungo questa cosa qua, mi piace moltissimo l'aver esagerato l'anatomia del personaggio e soprattutto in chiave di, appunto, di dare questo senso di essere appunto in una situazione che opprime, no? Per cui ha esagerato l'uomo senza dover esagerare il frame in cui sta, per cui in questo caso sono frame di vita quotidiana in uno spazio chiuso, che automaticamente diventa molto piccolo nonostante non abbia esagerato l'arredo, per esempio, ma abbia esagerato lui stesso, per cui è come quando sogni di essere appunto troppo grande per attraversare un passaggio, troppo, per esempio, quei sogni strani dove tu sei inadatto al mondo in cui sei, no? Per cui sei troppo debole per sconfiggere il nemico, allora i tuoi pugni diventano debolissimi, oppure è la scala lunghissima che non riesce a correre. Questa è la stessa sensazione che mi dà il personaggio grande, che però alla fine spezza la catena e... appunto, nonostante stia ancora in pantofole, per cui magari la chiave di lettura è che è riuscito a passare i momenti brutti nonostante rimanga in casa, capito? Perché esce con la pantofola, magari è semplicemente dal vederlo negativamente come periodo lo inizia a vedere positivamente, anche solo all'arrivo del poter uscire. Pantofola e mascherina, peraltro. Esatto. Peraltro uscire in pantofola è un altro incubo ricorrente, almeno io ce l'ho. Insomma, che tu esci tutto vestito benissimo, poi ti guardi i piedi e c'hai pantofole. Cioè, a Roma tu sei rinomato, ti vedono tutti in giro in moto e pantofole, lo sai? Assolutamente, assolutamente. Grande Diba, grazie anche a te. Se ci sei, mandaci un saluto, così ti salutiamo in diretta e passiamo alla prossima opera, che è un bel video, quindi godiamoci questo video. Allora, parto io, vi dico la mia, perché a me ricordano molto le illustrazioni di creature selvagge, quindi uno stile che mi piace moltissimo, sinceramente. Michele, che ne pensi? Che cosa ti ha trasmesso questo loop continuo? Questo video? Mi fa sorridere, devo essere sincero, però penso che con una settimana di tempo forse avrebbe potuto spingere un pochino di più il concetto, anche la tecnica. Sì, è un'animazione carina con questi folletti, non so come chiamarli, non so come li chiamate voi,
ma forse manca un audio, mancherebbe un qualcosa che ti aiuta anche a percepire di più l'emozione. Davvero? Sì, davvero. Non c'è audio in questo progetto. Tra parentesi, attenzione che anche lui usa le nuvolette, è una nuova firma probabilmente. Io metterò le macchinine a questo punto dietro i miei disegni, però non riesco, devo essere sincero, ho visto delle opere che mi hanno emozionato di più, è carino, ma non trovo emozione. Devo essere onesto. Chiedo scusa al ragazzo o alla ragazza che l'ha fatto. Maya, probabilmente una ragazza. Fra, tu che ne pensi? Com'è il tuo giudizio su quest'opera? Allora, devo dire che come sensazione che ne ho tratto è stato un profondo divertimento. Per me questa è davvero un'immagine divertente da guardare ed è un'immagine che appunto è in loop e funziona proprio perché io me la sono riguardata e me la continuerei a riguardare in continuazione, perché mi piace molto il movimento che fa il divano uscendo, dà proprio una sensazione di divertimento. Quindi forse magari, ok, ci sono stati in gara delle opere che hanno magari espresso il concetto di libertà probabilmente meglio, però devo dire che nonostante tutto comunque in questa ci ho visto un po' una sensazione, non lo so, cioè mi ha fatto fare una risatina, diciamo, proprio come se fosse un momento di svago tra amici, e mi è piaciuta anche la rappresentazione non umana delle figure, perché comunque ha aiutato ancora di più ad astrarre un po' tutto il contesto e renderlo ancora più improbabile, secondo me è molto efficace. Grazie mille, quindi una super GIF che ti guarderesti all'infinito praticamente. Sì, assolutamente. Andrea, che ne pensi di questo lavoro di Maya? Allora, inizialmente mi era dispiaciuto non sentire un audio, insomma, in questa cosa qui, anche se molto minimal o magari suoni alla Pingu, nel senso che, visto che l'immagine è comunque divertente, nel senso qualcosa di sottofondo, non ovviamente la voce di Pingu, che sono schiamazzi e strillazzi, però nel senso quei suoni che fanno sempre da sottofondo, non devi per forza dire una parola o averci una musica completa, però sarebbe stato bello. Oppure non so se conoscete il videogioco Somorost, non mi ricordo, parla di un pupazzettino che ha tutti i suoni in giro e ricorda un po' questo stile nell'astrarre le figure. Secondo me si può sostituire il suono con la dinamicità dell'immagine, ovvero in questo caso qua va rifatto ancora forse di più la deformazione della casa, quasi che sputa questo divano, ancora più accentuata, qualcosa di ancora le nuvole che fanno pum pum, cioè qualcosa di molto dinamico che ti mettono in testa una canzoncina anche se non esiste, perché noi siamo molto anche è una cosa che quando studiavo industrial design mi interessava molto, quella di studiare un metodo per far ascoltare la musica alle persone che non possono udire, no? E allora ho iniziato a pensare qualcosa che poteva essere appunto qualcosa o divisivo, qualcosa che ti semplicemente toccava il volto dietro i lobi, qualcosa del genere. Secondo me con questa immagine qua sono arrivato quasi appunto a percepire quella cosa lì, di averci una canzoncina di quei cartoni divertenti, capito, che ti mettono dell'umore giusto, e qui mi è mancato. Comunque sì, una buona reference dovrebbe essere appunto Somorost, controllo il volo così non mi Somorost, consigliato da Andrea Chiampo. Giulio, a te la chiusura di quest'opera. Partendo in generale dall'artista, a me ha uno stile che mi piace un sacco, molto underground, illustrato così un po' inky, mi sembra che cioè, potrebbe essere perfetta per qualche illustrazione un po' su qualche prodotto di Tiger, no? Cose così. E quindi anche qua secondo me c'è molta consapevolezza, molta ricerca. Questa animazione in sé devo dire che l'ho trovata un po' sacrificata, perché secondo me avrebbe potuto spingersi un po' di più a completarla un po' meglio, magari seguendo anche un po' i principi dell'animazione, completare un po' l'arco, fare un giro completo a questo divano, magari farlo passare più vicino alla camera. Sarebbero bastati veramente, secondo me, 3 secondi in più. So quanto sia lento e faticoso fare animazione tradizionale, se l'animation, perché anch'io ne ho fatte, ne faccio tante e mi piace. Però ecco, secondo me, con qualche sfruttando meglio anche magari gli EASYs alla fine, facendo passare più veloce, poi rallentando alla fine, secondo me si poteva renderla ancora più d'impatto, magari appunto avvicinando alla camera questi mostriciattoli, facendoli vedere meglio in faccia, non lo so, e poi forse riallontanarli. Perché il disegno è figo, l'animazione comunque regge, anche quella dei camini funziona. Secondo me sarebbe bastato veramente poco per renderla
fighissima, che spaccasse di più. Così mi sembra non finita, tutto qui. Però bella, e complimenti in generale a Maya, perché ha uno stile molto bello, molto figo. Allora Maya, sono arrivati tutti i complimenti di tutti, anche questo consiglio da parte di Giulio di poter magari pensare o ripensare o pensare in futuro, quando fare ancora animazioni, a questa chiusura del loop, dandogli un pochino più di respiro e di spazio. Andiamo avanti con il penultimo, se mi dicono la regia, sì, dovrebbe essere il penultimo. Martina, allora, anche qui troviamo un grande dispendio tecnico, no? Una bella tecnica, Martina. Che ne pensi, Andrea? Ecco, di nuovo, dimenticando... Sì, eccomi qua. Okay. Allora, l'effetto è molto Pixar, Disney, barra appunto... Sì. Animazione, le luci, i colori, i palette sono tutti molto, molto ben eseguiti. Mi piace il contrasto tra luci calde e luci fredde. La cosa che direi è che, in quanto a rispettare il tema, forse è vero che ovviamente sì, penso sia una ragazza che vorrebbe e sogna di andare a cavallo, magari incontrare il suo cavallo, e si sente libera, magari come si vede nel cartone Spirit, che c'è questo cavallo libero. Bene, anche io pensavo a quella, sai, stessa cosa, Spirit. Un riferimento quasi. Però secondo me poteva essere, non so, perché tutti sogniamo e tutti abbiamo questa libertà, ma forse ci sarebbe, forse manca quella chicca per ricollegare immediatamente al senso di libertà, specialmente in questa situazione qua, che appunto avrei fatto forse un po' più opprimente la situazione e una faccia un po' più malinconica della persona sognante. Non lo so, poi sono semplicemente cose che mi sento di mettere in discussione per dare un punto di vista critico. Ovviamente mi piace l'immagine, a me piace sempre, anche quando i miei amici o colleghi mi chiedono un parere, certo, mi piace ricevere a me, cerco di dare dei consigli che facciano mettere in discussione delle cose che uno magari dà per certo, no? E per cui spero... Un occhio esterno ci dà sicuramente dei consigli migliori rispetto a quelli che ci daremmo noi stessi, no? Quando lavoriamo. Tutti siamo d'accordo su questa cosa, sicuramente. Giulio, che ne pensi di questa... Allora, cosa che non ho detto prima, anche perché ci tenevo più o meno a dirlo sempre, anche per poi andare a giustificare le mie valutazioni. Anche qua secondo me non siamo in tema, e non lo eravamo neanche con l'animazione di prima. Dal punto di vista tecnico, tanta roba, si vede che lei ha delle influenze piuttosto disneyane, ed è davvero brava a disegnare. Anche se devo dire che trovo questo stile molto poco personale, mentre sul suo Instagram ho visto delle illustrazioni che, se non avete visto, vi consiglio di andare a vedere, tipo quelle del caffè e poi del telefono senza fili, fatto con la bocca che parla nel bicchiere che arriva all'orecchio, che secondo me sono 200.000 volte più fighe, però vabbè, è un parere mio, però sono anche molto più personali, cioè fanno uscire più la professionalità di questa artista, che appunto tecnicamente è bravissima. E quindi niente, sicuramente notevole, anche appunto l'anatomia molto disneyana del cavallo, e quant'altro. Il tema secondo me qua è il sogno più che la libertà, però è brava, sicuramente su questo non c'è nulla da dire. Grazie mille Giulio. Michele, il tuo commento, il tuo parere su questa penultima... Martina Tasca, se sei in linea, hai fatto un errore pazzesco, perché come ha detto Giulio prima, cioè il tuo profilo è fantastico, fai delle robe eccezionali, ma qua non è Martina Tasca, nel senso... La ragazza che dorme è Martina, perché si riconosce palesemente che si è raffigurata lei nell'opera, probabilmente per via della sua giovane età, nel film Spirit della Disney si rivede, ha una tecnica e una qualità che non posso discutere, molto brava nel disegno, ma avrei preferito vedere la famosa coerenza che ho citato prima per il lobo, penso, cioè quel fatto di riproporre se stessi ed essere coerenti col proprio stile, non cercare uno stile che possa piacere a tutti. Convergo con Giulio, ci sono delle cose qua che sono bellissime, è veramente brava, bello, ma è fuori concetto, non è lei stessa,
probabilmente ha cercato di adeguarsi un po' in un contest per far piacere a tutti. Secondo me sarebbe piaciuta più la Martina Tasca originale che vedo qua nel suo profilo. Quindi essere se stessi. Andrea, un attimo, vuole dire una cosa? Tolgo solo per dire semplicemente che è giusto, secondo me, anche andare fuori dal proprio stile per sperimentare, però sono d'accordo comunque che probabilmente in questi casi qua bisognerebbe buttarsi e provare, anche se la rischi, capito? Perché ovviamente se provi uno stile che a tutti è sempre piaciuto da 30 anni a questa parte, probabilmente pensi di poter piacere di più. In realtà a volte si viene apprezzato si viene apprezzati molto di più con qualcosa di molto più originale. Però secondo me continua a sperimentare, continua a prendere riferimenti, continua a fare queste cose qua, continua a fare quello che vuoi, e vedrai che poi alla fine emergerai tutto quanto in qualcosa in un futuro. Io ho fatto lo stesso, ho sperimentato un sacco di stile, ma poi alla fine, quando ottieni il tuo stile, qualsiasi stile tu provi, alla fine le persone riconosceranno il tuo tocco in quello stile, per cui continua a far così e manda avanti tutto quello che stai sperimentando. Assolutamente, che bel consiglio, Andrea. Tra l'altro Martina ci sta scrivendo e ci ringrazia sia per i complimenti che per le critiche, perché tanto le critiche servono a crescere e insegnano molto. Francesca, tu che cosa ti senti di dire alla nostra Martina? Ma guarda, più o meno quello che hanno già detto tutti gli altri, e mi piace molto l'utilizzo della palette colori, perché comunque è anche bello il fatto che abbia usato dei colori caldi per rappresentare il sogno e freddi un po' per rappresentare la realtà. È vero il fatto che probabilmente forse passa meno un po' il concetto di libertà, perché in questa come in altre opere è un po' più un concetto personale di libertà, quindi è un po' più meno condivisibile universalmente, ma è un po' più suo. Il cavallo è una cosa che possono condividere soltanto le persone che hanno in comune questa stessa passione. Quindi, però, veramente è un'artista bravissima e quindi io posso soltanto consigliarle di continuare così e continuare a approfondire quello che già si vede che ha studiato con estremo successo, perché è davvero brava e otterrà dei grandissimi risultati. Benissimo, allora Martina, godi di questi complimenti e anche delle critiche costruttive, sicuramente tu hai un bellissimo lavoro. Era il penultimo, adesso andiamo con l'ultimo lavoro, l'ultimo finalista. Hai deciso di chiudere quella porta. Non sono più lo stesso da quel giorno. Il tempo scorre fissando il soffitto. Ripenso ai momenti passati insieme. Il tuo ricordo galleggia nell'etere. Mi manchi terribilmente, ma non mi arrendo. Sarò lì ad aspettarti, caro aperitivo. Allora, spot sketch, ironico, perché ci fa sognare con una cromia, insomma, molto, anche qui flat, però che ti dà l'idea, insomma, quasi di una situazione notturna in cui affiorano i pensieri e allora ognuno si racconta qualcosa, no? Anche per spronarsi ad andare avanti e superare questo momento, che poi alla fine ci dà una sorpresa, no? Francesca, che ne pensi? Ti è piaciuta? Ti ha fatto sorridere questa cosa? Molto, molto. Lo stile era molto carino, mi è piaciuto il fatto che abbia usato delle animazioni tecnicamente molto semplici, però molto efficaci, perché erano perfettamente cucite su misura sul messaggio, quindi secondo me molto belle. Un consiglio che avrei dato per rendere l'effetto comico più efficace è che in questo caso ovviamente la gag sta nel fatto che sembra che si stia parlando di una ragazza, ma in realtà si sta parlando dell'aperitivo, quindi questo è il contrasto che fa sorridere. In realtà appunto avrebbe funzionato di più proprio se il concetto della ragazza fosse lasciato alla nostra immaginazione, quindi se la ragazza non si fosse vista, secondo me avrebbe avuto sicuramente un impatto molto più efficace, però per il resto davvero molto, molto carino. Grazie mille Fraprog. Giulio, che ne pensi? Dal romantico all'ironico in pochi secondi. No, è vero, ha ragione Francesca, non avevo considerato questa cosa, effettivamente tecnicamente quasi potrebbe essere considerato sbagliato da un certo punto di vista, se non avesse fatto vedere la ragazza, ma avesse fatto vedere direttamente il ragazzo che si abbracciava da solo, tra virgolette, non sarebbe cambiato nulla, però sarebbe stato più giusto. Effettivamente è vero, questo non l'avevo pensato. Mi è piaciuto però il tempo comico, nel senso che
che è entrata bene la battuta e non era telefonata. Questo forse, come hai detto te, Tex, anche per l'uso del colore blu, che comunque ti mette in quel mood lì, non pensi che stia per dire la cazzata, no? Alla fine, quello che a volte succede è con... È serio, è... Sì, e poi... Esatto, esatto. E poi è bello anche che non sia diventato ironico nei toni alla fine. Cioè l'ha mantenuta comunque basse sottotono, non è che ha detto l'aperitivo scherzando con uno spritz di colori. E quindi in realtà ci sta anche quello, perché voleva dire se ti fa ridere che ti faccio ridere, ma io intendevo questo ed era veramente triste perché non avevo possibilità di fare l'aperitivo. Quindi dal punto di vista dei tempi comici, tanta roba. Dal punto di vista della libertà, questo secondo me non rappresenta tanto la libertà, è una bella gag, però non rappresenta secondo me il tema della libertà neanche questo. E anche se sì, si deve avere la libertà per fare l'aperitivo, che ora non abbiamo, però niente, dal punto di vista invece tecnico, anche secondo me le animazioni sono cucite bene. Avrei solo quella che non mi ha convinto tanto, è quella dove il cosmo lo trapassa, diciamo così, perché è troppo statica. Forse avrei dato uno spin a quel pianeta, forse avrei fatto muovere un po' in parallasse la nuvola, se non sbaglio era una nuvola con le stelle e il pianeta, perché lì era proprio l'idea un po' troppo statica, perché le altre invece comparivano più quasi come delle dissolvenze, quindi perfette. E niente, però nel complesso ottima, mi ha fatto ridere proprio perché non ti aspettavi la battuta finale. Cioè io in realtà lui lo conoscevo, quindi immaginavo potesse esserci sotto qualcosa poi alla fine, però ottimo, sì. Grazie mille Giulio. Andrea? Allora, condivido appieno il fatto di piccolo errore di regia, perché la prima cosa che appena ho visto il video ho detto peccato, anzi appena ho visto lo spritz ho detto peccato che abbia mostrato la donna. E secondo me forse avrebbe potuto mostrare un abbraccio a un cuscino, un abbraccio che può essere comunque considerato un abbraccio di, appunto, di nostalgia verso un qualcuno o qualcosa, o magari un momento di stress, uno è a letto e stringe forte il cuscino. Non potrei... Però sì, a parte quello, secondo me era comunque un bel lavoro, mi piaceva appunto l'ironia, poi potrebbe essere anche una critica sociale, no? Perché tante persone mettono al primo posto questo, hanno messo al primo posto questo aperitivo. Facendo... Sì, è vero. Sì, è vero, è stato profetico quasi, visto quello che è successo. Sì. E questa libertà probabilmente può essere anche vista in maniera, appunto, come critica sociale della libertà che si sono prese tante persone, nonostante appunto fossero state già messe in atto appunto con decreti eccetera eccetera delle restrizioni, persone che non se ne sono completamente sbattute, diciamo così, per avere la libertà di avere la propria libertà, quando in realtà ne metti a rischio lo proprio. Quindi potrebbe essere visto semplicemente dal punto di vista di un ragazzo che magari vuole evadere dal mondo, dalla famiglia, dal lavoro, dallo studio, per andarsi a fare lo spritz con gli amici, e ci sta completamente, o appunto come critica sociale. Questa è la cosa, però mi è piaciuto molto. Prossime volte attenzione, secondo me, alla regia e alla storia, perché è come se tu avessi fatto vedere, non so se avete presente, in quei film dove percepisci, perché non serve una persona troppo sveglia magari per capire il seguito della storia, e percepisci che quell'anello lasciato sul comodino in quella scena di quel film, dici, ah, e ricolleghi, e ti spoileri da solo il finale, non fai no. No, dai, cavoli. Quindi basta un secondo in più, un secondo in meno, che fa cambiare completamente la percezione di un film, immagine o appunto qualunque sia il media che sia di fronte. Per cui, ecco, complimenti. Però mi piace molto questa cosa del media, dell'illustrazione, dell'animazione, come critica sociale di quello che sta accadendo, purtroppo che è accaduto. Quindi facciamo i bravi, mi raccomando, Michele. Io sono un fan di Lillo e Greg, che tu conosci molto bene. Assolutamente. Per un attimo mi immaginavo che era, sai, quando a Radio 2 Lillo e Greg fanno il loro show, fanno queste storielle così, no? Senti la tristezza, che uno sta morendo, sei veramente triste. Alla fine dice, cavolo, questo è veramente triste. Poi alla fine quello che gli manca di più è andare sui Naviglia a farsi un aperitivo, uno spritz, ok? Devo essere onesto. A me ha fatto ridere, non sono tecnico nel criticare la regia, sì, forse avrei tolto anch'io la questione della ragazza, ma secondo me se in un'agenzia pubblicitaria c'era da riavviare il concetto di mandare le persone, no, non di riavviare, ma di mandare le persone a comprare più aperitivi al supermercato, questa era fantastica per qualche brand, no? E ci avrei messo dietro delle voci un po' più forti, un attore serio che comunque, o un comico che riusciva a dargli più valore. A me ha fatto tanto ridere. La libertà per me non c'è, ma è veramente forte, devo essere sincero.
Grazie mille, grazie a tutti. Siamo arrivati all'ultima opera. Questa era l'ultima opera, quindi ci vuole un rullo di tamburi. Non so se in regia abbiamo qualche effetto speciale, ma un effetto speciale in realtà c'è, perché abbiamo, in realtà ci sono, e qui è una sorpresa per tutti quanti quelli che ci stanno seguendo, 5 vincitori, perché ci sono anche 2 premi della critica degli ambassador. Voi sapete benissimo che Wacom si basa su degli ambassador che lavorano e costantemente presentano i nuovi prodotti o comunque vanno in giro per il mondo a mostrare come si usano le tavolette grafiche. Qui c'è stata anche una giuria, oltre ai nostri giurati, i nostri 4 giurati che sono qui e che ringrazio tantissimo per il loro tempo molto prezioso che ci hanno dedicato, ci hanno regalato in questo momento. E quindi il primo premio che diamo questa sera è della giuria degli ambassador. Piccolo rullo di tamburi ed eccolo qua, Lobolandia, primo premiato per la giuria ambassador. Quindi tu vinci dei post sul canale Wacom, credo che sia il canale Wacom di Instagram, e sarai pubblicato, adesso sarai contattato dai nostri responsabili, dai nostri ambassador o comunque dai nostri responsabili di Wacom, quindi avrai questa bella possibilità di visibilità. Assolutamente, complimenti e grazie mille per aver partecipato. Adesso andiamo al secondo premio ambassador, è rullo di tamburi, eccolo qua, il grande, grandissimo Diba. Io ho fatto il tifo per te, ma vedo che anche fra i nostri giurati di questa sera c'erano tanti, tanti fan del nostro Diba, quindi anche tu hai vinto il premio ambassador, della giuria ambassador, e sarai pubblicato nei canali ufficiali. E adesso c'è il trittico invece con un bel premio, bello sostanzioso, per permettervi anche magari di migliorare nelle vostre tecniche digitali, o chi magari ha fatto solo tradizionale potrà sperimentare il digitale. Il premio è la bellissima Wacom One, ricordiamo, la tavoletta grafica da 13 pollici e 3 che si può collegare anche a un cellulare Android, quindi se avete scaricato qualche software sul cellulare per disegnare tipo Sketchbook Pro, potete collegare direttamente la vostra Wacom One e disegnare anche in mobile. Siete in gita, magari quando si potrà ancora uscire, caricate tutto nello zainetto e potrete fare questa cosa tranquillamente. Alla reperta in plein air, sto prendendo tempo perché mi deve arrivare il terzo classificato della giuria ufficiale, la nostra giuria composta da Frafrog, da Michele Leonello, da Giulio Mosca e da Andrea Chiampo. Quindi siamo pronti. Margherita è il nostro, con 54 punti, il terzo classificato. Complimenti Margherita, tu riceverai la Wacom One, quindi adesso verrai contattata per ricevere questo premio. C'è in live Margherita? Ti vorremmo salutare, prima io l'ho vista, ci ha scritto qualcosa, eh? È vero, l'abbiamo vista prima. Abbiamo vista Margherita, dai, ti facciamo fare un saluto da tutti quanti. Comunque, complimenti davvero per aver vinto questo bel premio, ma soprattutto aver ricevuto da una giuria così prestigiosa dei consigli veramente preziosissimi, Quindi due cose, il concreto, ma anche un tesoro di consigli che potrai portare nel tuo background in futuro. Grazie mille. Allora andiamo con il secondo premio, secondo classificato, 57 punti. Beh, anche lui mi era piaciuto moltissimo. Lorenzo Miola, abbiamo fatto anche il nostro giochino sul identificarci negli scacchi, quindi Lorenzo, davvero complimenti. Ciao Lorenzo. Sì, grazie mille. Allora Lorenzo, io ti chiedo di dire due parole per ognuno dei nostri giurati. Margherita che scrive. Sì, Margherita nei commenti. Complimenti. Grande Margherita. Grazie a te, veramente siamo molto felici che tu abbia vinto. Ci è piaciuto moltissimo il tuo lavoro. Invece a te Lorenzo chiediamo di interagire con noi. Due parole per ognuno dei nostri giurati, vai. Due parole in breve. Ringrazio assolutamente per tutti i complimenti, per le belle parole, soprattutto per aver cercato mille interpretazioni alla mia illustrazione, che era quello che volevo, quindi è stata progettata con un significato sotto, e ho apprezzato il fatto che appunto
non fosse chiaro, ma abbia spinto a cercarlo. Quindi abbiamo giocato anche su un po', come hai visto prima, se eri in diretta con noi. Insomma, sì, assolutamente, anche... assolutamente, ho seguito tutto. Bene, 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 bene. Allora, tu riceverai... E quindi possiamo chiedere a Lorenzo effettivamente quale fosse la sua interpretazione, dai, se ce la vuole dire. Giusto. Assolutamente. Ma la vera interpretazione, ci siete andati molto vicino, però c'era comunque un messaggio positivo di speranza. Ovvero che gli scacchi rappresentano i limiti, le forze politiche o comunque anche le costrizioni della quarantena. Ma gli esseri umani, diciamo, in quanto umani e vogliosi di riprendersi, hanno voglia di lasciarsi alle spalle tutto questo, consapevoli, quindi indossando le mascherine, ma essendo liberi su questa scacchiera che è il mondo. Insomma. Beh, certo. Posso quindi fare una domanda? Certo. Vai, domanda di chi hai? 25. Chiedo, sono curioso, che studi hai fatto? Mi piace molto, cioè, che studi hai fatto? Ah, ho fatto dopo il liceo la scuola comics di fumetto e poi mi sono laureato l'anno scorso in design della comunicazione a Torino. Ah, ok, bello. No, veramente bravo, veramente grazie, bravo. Complimenti. Alla fine ci avevamo capito un po' qual era il concetto. Comunque, sì, se la rete riesce, contattate anche la ragazza di prima che è veramente brava. Sarebbe bello anche da lei sentire come l'ha creato, come l'ha pensato. Hai fatto tanti test su questo, Lorenzo? Sì, a parte colori, palette, inquadrature, sì, hai chiesto un bel po' di lavoro, ma ne sono soddisfatto, quindi assolutamente ringrazio ancora. Ancora complimenti. Una domanda da parte mia, tu hai già una tavoletta grafica, che tavoletta grafica hai? Ti fa ho piacere? Una tavoletta grafica Impulse Large, che ho da 7 anni ormai, quindi... Bella consumata. Distruttibile. La nuova arrivata. Bene. Super gradita, assolutamente. Ottimo. Bravo, Lorenzo. Lorenzo, in bocca al lupo. Grazie. Ciao Lorenzo, complimenti. Grazie. Allora, e ancora Ludovic Amburi, c'è anche Margherita. Eccoci. Online. Brava. Ecco, ciao Lorenzo, complimenti. Ciao Margherita. Ciao. Ciao Margherita. Non essere timida, Margherita. Ciao. No, sono felicissima, non so neanche cosa dire, veramente. Grazie mille. Ciao a tutti. Ci hai emozionato, quindi devi essere orgogliosa di te. Hai fatto un lavoro veramente bello. Complimenti, veramente. Senti, come ci puoi dare la tua interpretazione del lavoro che hai fatto e che ha vinto? Così sento tutto un po' in ritardo, però vi vedo, vi sento, non so. Perché mai... forse dovresti spegnere l'audio di YouTube e sentirci. Sì. Ok. Però lei non... Ma tu ci senti adesso? Allora. Forse lei non ci sente, ci ascoltava forse via YouTube. Forse adesso riesco. Ci senti? Ok. Ti senti? Sì, sentivo tutto un po' in ritardo, forse ho problemi di connessione, adesso ci sono. Ok, perfetto. Ok. Allora, facciamo così, faccio una domanda io. Non so se mi avete detto qualcosa prima, ma non ho sentito, scusate. Erano complimenti. Ok, va bene, grazie allora, scusate, sono un disastro. Va bene, no, sono veramente felicissima, quindi grazie, davvero. Complimenti ancora, grazie a te. E, direi che se ti va ci puoi raccontare qual era il vero significato della tua illustrazione. Ci senti Margherita? È su una stazione... Si è avvalsa della facoltà di... Facoltà di non risponde. In realtà no, scusate, che mi ha rubato le parole, non la stessa cosa. Non riesco a vedere, non riesco a sentire. Non ti preoccupare. Allora, è colpa di Wacom. Rispondo nei commenti, semmai va bene. Va bene, ok. Complimenti. Grazie Margherita. Rullo di tamburi finale, abbiamo il numero uno, il vincitore assoluto è... Chiedo la regia, Federico Salis. Attenzione, 61, ben 61 punti. Federico, è con noi, credo. Ciao a tutti.
Ciao Federico. Ciao Federico. Wow, sono felicissimo. Che dire, è un traguardo per me. È veramente. Dove sei, Federico? Sono di Cagliari. Io sono di Capoterra. Ah, beh, vicini. Siamo vicinissimi. Ho studiato al liceo artistico di Cagliari. Anch'io. Hai visto? Sì. Bravo. Ah, adesso diciamo a tutti che ho votato troppo per lui. No, bellissimo lavoro. Complimenti, Federico. Ti chiedo io che tempo tecnico c'è stato per la realizzazione, insomma, dall'idea fino proprio al risultato finale editato e inviato a noi, insomma, Wacom. 7 giorni. 7 giorni precisi, eh? 7 giorni precisi. L'idea, bene o male, è venuta in quasi una notte. Però il giorno dopo mi sono messo subito a lavorare, principalmente perché è un'idea nata a livello illustrato. Come avete visto, sono 8 tavole ad alta risoluzione e successivamente ho cercato di montare in un unico video. E diciamo che la parte difficile è stata appunto montare, perché non sono un animatore, quindi diciamo che volevo rendere al massimo l'idea dello zoom in prospettiva. Spero di esserci riuscito. Volevo anche che comunque il lavoro fosse magari rendesse anche a livello stampato, però in taglia grande, ecco, appunto avere il senso di prospettiva, entrare proprio dentro l'illustrazione. Quindi era un po' versatile come lavoro, però è una soddisfazione, sono felicissimo. Bravissimo. Io avrei una domanda. Anche. Volevo chiederti se era voluto il fatto di avere i primi 2 secondi circa di silenzio completo. In realtà no, è okay. Stato più un problema tecnico. Ok. Perché ho montato l'audio e le illustrazioni proprio nel momento in cui parte l'audio, e poi alla fine mi sono reso conto di avere quei 2 secondi prima, okay, non collegati, quindi è stato un attimino, sì. Perché in realtà il silenzio è bellissimo, anche in tantissime canzoni, quando hai magari l'ultimo rullo di tamburi, poi il silenzio, e sai che c'è un crescendo perché inizia la nuova parte, un ritornello, qualcosa della canzone. Una canzone, secondo me, bellissima che rispecchia questa cosa qua è quella degli M83, che si chiama Outro, che praticamente è la fine del CD, e c'è un pezzo in cui c'è il silenzio, ma comunque puoi sentire che c'è tipo un fruscio che sta per venire, no? Nel senso, e secondo me la tua immagine è proprio quella cosa lì, nel senso, è un senso di movimento pian piano che arriva, e secondo me prova a sentirti questa canzone. Sì, no, mi sarebbe piaciuto appunto che la musica iniziasse da subito. Ho provato un po' a estendere l'audio, però in effetti era già tutto collegato con... Sembrava mancasse proprio quel pezzettino, dopo è collegato perfettamente. Secondo me, appunto, prossima volta magari ci aggiungi un suono, una intro, capito, che dia il senso di spazio. Però bravissima, mi è piaciuto un sacco. Grazie, grazie a tutti. Io volevo chiederti, vabbè, innanzitutto complimenti, perché c'è anche proprio dal punto di vista dell'illustrazione sei strabravo. Mi ricorda un sacco lo stile di Alex Ross, un pochino, non so se anche voi l'avete notato. Soprattutto quando disegna i supereroi con questa però pittorica, sì. Cioè fighissimo, secondo me, anche le tematiche delle illustrazioni sono veramente fighe, pop, un po' vaporwave a volte, veramente belle, un po' queer, bravo anche per, secondo me, per aver sperimentato una roba che in realtà non fai, perché il fatto che tu abbia detto appunto non sono un animatore ti fa onore, il fatto che comunque tu abbia voluto partecipare con una roba che non fosse, diciamo, il tuo cavallo di battaglia. E ti volevo chiedere cosa fai appunto nella vita. Ho visto graphic designer, illustrator, cover artist, giusto? Sì, allora, in realtà ho iniziato a intraprendere l'illustrazione come mestiere relativamente da poco, da quasi 3 anni, nonostante io abbia studiato al liceo artistico, abbia fatto la London College of Fashion a Londra, come mestiere freelance lo sto intraprendendo da poco. Sono apparso anche in diversi cover album per diversi cantanti come Brooke Candy, oppure nel Corriere della Sera, nell'inserto dell'economia. Però ovviamente è tutto ancora un inizio, è un work in progress, quindi diciamo che è una strada ancora da affrontare.
il disegno di Conte è troppo figo, guardatevelo, perché ha fatto tipo Capitan Conte, che cioè, fa spaccare, bellissimo, guardatelo sul suo profilo perché è stupendo. Sì, vabbè, sicuramente ci andremo a rivedere il profilo di Federico. Francesca, c'è qualche cosa da chiedere a Federico, una curiosità oppure insomma qualcosa che vorresti dirgli in questo momento, il nostro vincitore assoluto, diciamo. Guarda, ti volevo fare tantissimi complimenti perché sei davvero davvero bravo, e il fatto che tu abbia sia così emozionato per questa cosa mi fa capire, non so, e che abbia detto che ci hai messo 7 giorni interi per fare questa cosa, quindi non l'hai fatto l'ultimo giorno come supponevamo, anche se era impossibile perché era davvero un lavorone. Sì, no, questo. Davvero, cioè, questo trasmette quanto tu veramente ci tenga a quello che fai, quanto ci metti davvero il cuore. Secondo me questo si vede tantissimo, perché se c'hai emozionato così tanto a noi è anche perché tu ci hai messo tutta la tua emozione, quindi era solo questo quello che volevo dirti, veramente complimenti, perché secondo me c'hai un futuro davanti incredibile. Grazie. Grazie Francesca. Io farei chiudere la serie di commenti e complimenti a Michele. Ma io prendo la storia di Federico come un esempio, come tutti quei ragazzi che non solo dalla Sardegna ma da tanti altri comuni dell'Italia che non sono a contatto con le grandi realtà, quando hai un sogno viaggi, cresci, studi e impari e fai tanti sacrifici. Federico viene dalla mia stessa terra, da Cagliari, ma penso a tutti quelli che vengono dal sud, ma anche dai piccoli paesi del nord, che non hanno la possibilità o non hanno creduto abbastanza di lasciare determinati luoghi e crescere. Penso che il risultato che sta ottenendo adesso professionalmente sia in realtà il risultato dei tanti sacrifici e della voglia di far vedere che puoi anche allontanarti da dei posti splendidi e far emergere il tuo talento. E un evento così, un contest così, va creato non solo per le quarantene, ma va creato spesso per permettere a tutti i ragazzi e ragazze di esprimere la loro creatività e di farla vedere. Quindi complimenti a Wacom, ma facciamolo più spesso. Così troviamo più Federico, più Margherita, più Lobo, più ragazzi che hanno voglia di emergere. Bello, vero, bello. Sono d'accordo, bravo. Ci tenevo a ringraziare tutti voi per l'iniziativa che avete preso. È stata veramente una cosa molto bella. A prescindere dalla competizione, che comunque c'è del fascino anche in quello, l'idea di passare la noia della quarantena creando e farla vedere comunque, perché comunque ha dato visibilità a tanti artisti, è stata una cosa bellissima, e per questo vi ringrazio. Ringrazio Wacom e tutti voi. Grazie Federico, sicuramente le tue parole insieme a quelle di Michele, insieme a quelle di tutti i giurati, adesso lascerò un po' di tempo ai giurati per dire qualcosa sul contest, perché secondo me è solo il primo passo per farne tanti altri, farli in questo modo, farli sempre meglio, anche se siamo partiti veramente a altissimi livelli, ragazzi, quindi fare ancora meglio è una sfida, a noi piacciono le sfide, lo faremo sicuramente. Vi ricordiamo una cosa, c'è un'altra sorpresa, altri 10 vincitori che però verranno annunciati solamente domani sul profilo Instagram di Wacom Italia. Qui ci sono anche altri 10 vincitori che riceveranno comunque una visibilità e verranno pubblicati appunto domani sulla pagina Instagram di Wacom Italia. Quindi ulteriormente continua ancora questo contest. Io do la parola a tutti quanti, uno per volta, ditemi qualcosa sul contest, su come potremmo affrontare una nuova avventura del genere. Partiamo da Francesca, che sarà un po' il motore di partenza di questa bellissima esperienza. Grazie mille Francesca, veramente i miei ringraziamenti, e ti lascio qualche secondo per esprimere quello che potrebbe essere un incipit nuovo, un nuovo inizio per un altro contest. Ma guarda, io ringrazio Wacom principalmente perché mi ha dato veramente la possibilità di prendere parte a un'iniziativa bellissima. E personalmente io l'unica cosa che mi dispiace è non poter essere stata tra i promotori e non tra i partecipanti, perché la cosa più bella di questa di quello che c'è stato è proprio il fatto di poter anche mostrare e ricevere consigli da delle persone che davvero ci tengono
a dare qualche spunto per migliorarsi. Avrei voluto avere anch'io degli spunti, giuro. E questa è davvero una cosa splendida. Unire questa voglia di migliorarsi con la voglia di raccontare un periodo storico così importante per tutti noi, penso sia stata la cosa più bella. Quindi, grazie veramente di cuore. Grazie a te, Francesca. Possiamo dire che questo contest sarà una testimonianza? Cioè, veramente rivederlo fra un anno, scorrere le pagine Instagram, riguardarselo, ci potrà far riflettere un pochino di più, secondo te? Ma guarda, io vorrei soltanto che questa cosa continuasse all'infinito. Vorrei poter vedere i contributi delle persone ogni giorno. Quindi non soltanto attendere un anno per riflettere sul passato, ma anche poter continuare attraverso gli occhi di altre persone a riflettere sul presente. Però credo che senz'altro sia una bellissima testimonianza per noi stessi del futuro, perché poi ci guarderemo indietro anche con più consapevolezza, quindi probabilmente un po' come anche l'ultima opera di cui abbiamo parlato, quella sull'aperitivo, secondo me alcune saranno, cioè vederle con occhi nuovi sarà ancora un'altra esperienza. Grazie mille Francesca, grazie davvero tantissimo. Andrea Chiampo, le tue considerazioni sul contest, come è andata, su come si potrebbe migliorare ancora, su cosa si potrebbe fare tutti insieme. Allora, sicuramente ho apprezzato tantissimo il fatto che non è stata la classica nello stile appunto dei classici concorsi che ok, hai tempo un mese e poi presenterai le tue opere. No, è stato bello vedere la quotidianità, il poter vedere le persone sperimentare un sacco, anche perché questa cosa qui probabilmente ha aiutato tante persone prese dalla noia o anche dalla paura di dover avere appunto 30 giorni di tempo di un contest che spesso ci ritroviamo a farlo all'ultimo come artisti, proprio perché abbiamo delle crisi esistenziali sul come iniziare, se inizi una volta che inizi la maggior parte delle volte porti a termine quello che fai, a meno che non ci sia un brainstorming prima, però secondo me è stato bello dare tempo di sperimentare, di crescere, perché comunque disegnando tutti i giorni, per chi appunto ha fatto come per esempio Nicola Montefusco tutti i giorni e anche altre persone, ma tutti i giorni comunque sia, si è dato il limite di tempo, si è dato l'impegno, comunque c'è una crescita e si vede in questo, ci sono anche delle challenge in giro che si chiamano 365 challenge, certo. Tutti i giorni, sarebbe bello secondo me fare anche una cosa del genere con Wacom, per cui hai, ovviamente potrebbe diventare impegnativo 365 giorni l'anno appunto come trovare persone che giudichino questi lavori, però secondo me averci una collezione, un qualcosa che magari c'è un pic da parte dello staff di Wacom del giorno, com'è il tempo, mi ricordo io succedeva nell'ambiente del 3D, c'era la rivista 3D Artist che faceva il pic di un'immagine e poi lo pubblicava nel proprio social, però quella è una cosa che a me successe e anche se non era niente, comunque da novellino, nel senso a me mi aveva riempito il cuore, ho detto sì, allora valgo qualcosa, capito? Magari la gente punta anche semplicemente a rincorrere questa cosa qua, che è vero, da un lato è molto social, nel senso rincorrere un qualcosa che poi non esiste, però è una piccola soddisfazione che nel mondo in cui viviamo aiuta comunque ad andare avanti, perché è vero che non bisogna fare i propri lavori per ricevere il like o per essere pubblicati, ma per inseguire i propri sogni e i propri obiettivi, però è anche importante stare al passo con i tempi e con quello che poi porterà in un futuro il lavoro, perché anch'io sono dovuto scendere al compromesso, nonostante non mi piacessero troppo i social network o i siti internet, sono dovuto scendere al compromesso che se volevo fare la vita da freelance, ovvero quello che ho fatto per 6 anni, dovevo scendere al compromesso di appunto scendere a qualche trend del momento, ovvero che magari poteva essere ok, cerca di pubblicare una volta a settimana, cerca di fare tot esercizi per migliorare la tua tecnica, perché la competizione è tanta, cioè voglio chiudere non per scoraggiarmi, cercare di motivare, e per cui secondo me tutte quelle iniziative che questi artisti, chi più novello chi più esperto appunto si trova davanti, invito calorosamente di farne parte, di sfruttarlo per crescere personalmente. Grazie mille Andrea. Michele Lenello, grazie per essere stato tra i nostri 4 giurati, giuria d'eccellenza. Come ti è sembrato il contest e cosa vorresti dire di più? Gran parte del mio lavoro è essere un educatore in un settore molto di nicchia nel mondo del design, lo sai molto bene. Abbiamo una passione in comune, io e te,
e vedo tanti tanti ragazzi, veramente tanti ragazzi, ne avrò visti quasi 400 lungo 10 anni di insegnamento. Quello che voglio dire è che questi contest vanno fatti più spesso. Complimenti a Francesca che ha avuto l'idea, complimenti a Wacom che ci ha creduto, complimenti a Marco Darè che ha fatto un lavoro eccezionale. C'è un ragazzo qua dietro che nessuno vede, ma ha fatto un lavoro vero, bravo Marco, è stato eccezionale questo ragazzo, è giovanissimo ed è, ha saputo amministrare con una professionalità unica questo. Ci tengo solo a dire a tutti quelli che hanno partecipato di capire che siamo in Italia, siamo una delle, forse siamo la nazione numero uno al mondo come creatività, come estro, abbiamo una grande storia da gestire e da portare avanti. Anche con l'uso di software, ma anche con l'uso di device come questi, possiamo anche esprimere noi stessi. Bisogna solamente pensare che abbiamo superato una fase, che c'è bisogno di andare avanti, che dobbiamo spingere ancora di più e dobbiamo far vedere di che cosa siamo capaci. E tutti quelli che hanno partecipato devono credere ancora di più che si può fare qualcosa di meglio. Come abbiamo detto prima tutti, create il vostro stile, spingete a migliorarvi ogni giorno, non pensare di essere mai arrivati. Io stesso a 40 anni non ci penso minimamente, anzi i miei stessi studenti mi spingono a migliorarmi, vero, mi aiutano a essere creativo. Quindi queste cose servono, perché molto spesso oggi c'è un piccolo problema che noto nelle nuove generazioni. Molti ragazzi non accettano la critica. Per poter lavorare in questo ambiente c'è bisogno di molta critica quotidiana, una grande autocritica personale, perché la stima ti porta fino a un certo punto, ma la critica ti fa crescere anche molto di più. Quindi il poter incontrare persone come Andrea, come Giulio, come Francesca, come Federico in un futuro, ti aiuta. Ecco, dovremmo farlo più spesso, a ogni stagione inventiamoci un tema, che secondo me aiutiamo tanti ragazzi veramente a capire come funziona di più il mondo della creatività. Lo faremo sicuramente. Giulio, a te l'onore di chiudere la rosa dei commenti. Grazie innanzitutto per avermi invitato come giuria, per aver pensato che il mio parere potesse essere interessante, quindi grazie per questo innanzitutto. È stato un piacere, devo dire, è sempre bello, cioè è stato bello essere dall'altra parte, perché anch'io, come dicevo prima, ho partecipato a tantissimi concorsi, a volte lo si dà per scontato, ma quello che ha detto ad esempio Andrea è vero, cioè a volte anche semplicemente l'essere citato quando sei magari all'inizio ti dà una carica, un'energia incredibile, e partecipi a volte a concorsi dove magari sai che non vincerai mai, è enorme, ma ce la metti tutta ed è una cosa che comunque io dai concorsi a volte sono state le cose per cui ho imparato un sacco di cose, cioè mi sono messo a capire come si potessero fare, quindi è bellissimo farle. E come ha detto Michele, secondo me andrebbe davvero, davvero fatto più spesso, cioè anche in maniera più semplice, una volta alla settimana, secondo me si potrebbe dare un tema e far lavorare le persone, perché così anche dal punto di vista social, secondo me la pagina di Wacom potrebbe diventare un punto di riferimento per tanti artisti, al di là di quello che è il tool, cioè non importa quello, è proprio un'idea di branding, di presenza, più che come prodotto, come immagine, che poi è quello che dovrebbero ambire un po' tutti i brand sui social, ecco, senza per forza dover mettere post di immagini di tavolette, ma creando una community che già c'è, perché già c'è, tutti conoscono Wacom, tutti sanno cos'è, questo potrebbe essere quello spunto per poterla utilizzare in maniera buona, sana, divertente. Come ha detto Francesca, anche sarebbe stato interessante e divertente partecipare, soprattutto in questo periodo, anch'io mi sto forzando di fare un disegno al giorno, mi sono messo questo, da quando è iniziata la quarantena più o meno, mi sono messo questo pallino ed è utilissimo, perché fa bene a tutti. Quindi grazie, soprattutto anche a quelli che non hanno vinto, non giusto per doverlo dire, però cioè, chi se ne frega, dovevano vincere 3 persone, non è che potevate vincere tutti. Siete comunque bravi e non per forza vincere significa non vincere non significa non esserlo. Ecco, vincere sicuramente sì, perché quelli che hanno vinto sono bravissimi, ma non vincere non significa non esserlo. Quindi cioè, non prendetevelo, aspettate il prossimo, scrivete a Wacom di fare più giveaway di questo genere, e così almeno la prossima volta parteciperete, vincerete la vostra Wacom One, convinciamoli a fare tante iniziative così che sono proprio belle, anche perché io stesso ho scoperto degli artisti che non conoscevo e che guarderò per ispirazione personale.
Allora, grazie, grazie Giulio, grazie a tutti quanti, complimenti ancora a Federico, complimenti a tutti i vincitori, complimenti a tutti i partecipanti, ripeto, sono stati più di 500 artisti, 4.000 opere, 20 giorni per realizzare tutto, cioè questa cosa è stato un vero evento e l'abbiamo fatto tutti insieme, l'abbiamo fatto qui, l'abbiamo fatto in un momento di emergenza, nella peggiore delle situazioni. Però un complimento a questo signore, posso dirlo? Ma tutti insieme, complimenti a te Alessio. Grazie, grazie. Perché hai fatto insieme a Marco un lavoro. Stai indicando Francesca, forse non lo so. Ho avuto un attimo di confusione. Sì, grande come, Tex che è sempre il miglior collante del Fallon, mondo, riesce a tenerci tutti. I video grazie. Di Jimmy Fallon quando canta, allora vabbè faccio così. Sì, è vero. Bravo, bravo Tex, hai fatto un lavoro eccezionale come sempre. Grazie a tutti, veramente grazie a Francesca Presentini, Fra Frog, se ancora non la seguite, seguitela su tutti i suoi social, su YouTube, grazie a Giulio Mosca, il Baffogram, seguite anche lui, Andrea Chiampo, andate a vedere tutte le sue minuziose creazioni su Instagram, andate a godere le live che fa Michele Leonello sull'automotive, che sono veramente fighissime, e guardate le cose belle che ha a casa, che prima o poi mi inviterai, faremo quella famosa cena che dobbiamo fare insieme. Grazie mille, io sono Tex, mi trovate su Instagram e veramente grazie. Domani ricordatevi di andare a controllare su Wacom Italia per tutti i partecipanti i 10 ulteriori vincitori e vi ringrazio di essere stati con noi, ci siamo passati veramente 3 ore al fulmicotone in cui ci siamo divertiti, abbiamo dato tanti consigli e siamo cresciuti un po' tutti quanti insieme. Quindi vi lascio con questa cosa, non fermiamoci mai, possiamo sempre arrivare a uno step più elevato. Grazie mille a tutti quanti e buona serata. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ragazzi, un abbraccione. Marco, ci senti?